del canale, buonasera a tutti. Innanzitutto facciamo un augurio per le eh, festività passate e sperando che siano state un ottimo viatico per tutti, di, di buone cose. Questa sera abbiamo il piacere di portare sul canale un argomento molto molto particolare. Eh, come avete letto dalla locandina, parleremo di autoguarigione, ma il tutto sarà collegato a qualcosa di molto di più. Ovvero parliamo della multidimensionalità, quindi connessione anima, corpo e spirito. Per questo, i nostri relatori ci parleranno di tecniche che arrivano da nativi e da molto altro. Quindi, io do il benvenuto a Rachele Ceiane Tone Tonelli e Alessandro Tenaglia. Buonasera, ben arrivati sul nostro format. Grazie di essere con noi. Buonasera a tutti, è un piacere immenso essere qua. Buonasera a tutti, sono molto, molto felice di essere con voi e mi ringrazio dal profondo del cuore. Allora, prima di tutto una particolarità, Alessandro, insomma, sei collegato alla Germania, da quale città, se, lo può, se si può sapere? Sono collegato da Stoccarda e eh. qui io mi voglio scusare subito per il mio italiano semplice, perché io... No. Penso in tedesco e poi parlo in italiano. Per cui scusatemi, ma, perdonatemi ma, se mi ma, dovessi imbrogliare, ma, ma, allora, volevo parlare io italiano, come fai tu, eh, alle volte non, insomma, non mi si non mi riesce. Dunque, Alessandro, vabbè, è, a questo punto è tanto tempo che vivi in Germania? Sì, è un, tutta una vita che vivo in Germania, sono qui, però io amo l'Italia. L'Italia è la mia patria, il mio cuore è in Italia. Beh. Bene, molto interessante questa cosa perché magari ci saranno delle altre occasioni per fare delle cose insieme, se a volte può capitare un relatore di nostro interesse e facciamo fatica con la lingua, ti contatteremo per darci una mano in riferimento a questa opportunità. Bene, so che avete messo in cantiere tante cose interessanti, lascio la parola a Fabio che ringrazio per questa opportunità che ci ha dato e sentiamo il vostro percorso di ricerca e di conoscenza. A te Fabio. Benissimo, allora ehm, come appunto abbiamo annunciato questa è una serata particolare, io ascolterei subito la storia dei nostri relatori eh, per farci capire qual è il loro percorso e come sono arrivati ad oggi appunto a parlare di queste tecniche che arrivano da antichi, antiche eh, diciamo, manifestazioni delle, dei popoli nativi. Comincerei col dubbio con Rachele, se possiamo dare la precedenza a una donna. Certo. Eh sì, dai, che a siamo vero, cavalieri, no. noi siamo cavalieri, anche certo, se il cavallo ce certo. l'hanno preso, ma siamo cavalieri. A Apro con piacere le danze di questa splendida diretta. Saluto tutti i nostri ascoltatori, chi già ci conosce e chi non ancora ci conosce, e mi presento per tutti. Non è mai facile presentarsi, ma. Ci proviamo. Il mio nome è Rachel Cheyenne e ad oggi, attraverso la mia attività di divulgazione, mi occupo di sostenere il risveglio spirituale, il risveglio dell'essere umano e la consapevolezza della sua multidimensionalità. E in questo percorso condivido una parte molto importante di questo lavoro con Alessandro e insieme ad Alessandro trasmettiamo queste antichissime tecniche di autoguarigione che vengono dai popoli nativi, ma ancora prima vengono anche dai contatti tra i nativi e gli esseri stellari, quindi esseri che abitano altre dimensioni della nostra realtà e ne parleremo. Brevemente per presentarmi come sono arrivata oggi a trattare queste tematiche. Diciamo che io faccio parte di quella generazione di anime che è venuta qui già con delle percezioni attive sulle altre dimensioni del mio essere. Quando ero bambina io eh, avevo uno stato di coscienza un po' diverso dalla norma, che per esempio una delle cose più curiose, eh, Fabio e tutti voi che ci state ascoltando, erano che io non riuscivo a percepire il tempo. Per me era veramente difficile rapportarmi con la dimensione temporale e capite che vivere in questa società senza percepire il tempo è un handicap non da poco se ti devi rapportare con le questioni quotidiane di tutti gli esseri umani. E quindi, per esempio, per me era difficilissimo sapere quando consegnare i compiti a scuola perché non avevo proprio la percezione del tempo che passava. Ma era anche molto difficile orientarmi nello spazio, perché è come se io fossi molto collegata alla parte di me che posso chiamare coscienza, quindi alla consapevolezza dell'Io sono, ma poco legata a questo corpo. Per cui tutto quello che era rapportarsi al 3D, spostarsi, trovare la strada di casa per andare da casa di mia madre a casa di mia nonna diventava qualcosa di molto difficile. E ho dei ricordi bellissimi di quel periodo perché vivevo nella percezione di essere una cellula, un essere, una coscienza, connessa alla coscienza che permea tutte le cose e quindi potevo comunicare telepaticamente con gli animali, con le piante, con gli astri, con gli altri enti di questa realtà che non sono... Eh, inanimati ma che possiedono certamente un'anima e sono informati dall'intelligenza del tutto quindi mi ricordo e in parte lo vivo ancora questa sensazione di essere uno una sola cosa con la vita ma per contro c'era la difficoltà di rapportarsi con il mondo umano il mondo materiale e allora che cosa è avvenuto in poche parole che ho dovuto scegliere se portare avanti questa vita con queste percezioni oppure cercare di adeguarmi alla percezione comune della realtà. E io ho fatto la seconda scelta. Quindi ho iniziato a spegnere queste percezioni, a vivere sempre di più eh, cercando di adattarmi alla società e questo mi ha fatto chiudere i canali. Nel momento in cui ho chiuso i canali sono diventata brava a vivere nella società, quindi ho iniziato a percepire il tempo, ho iniziato a percepire sapermi muovere nello spazio, ma il mio corpo ha iniziato ad ammalarsi. Ad ammalarsi perché non permettevo più alla mia essenza e alla mia anima di esprimersi attraverso questa vita che è il sogno lucido dell'anima e che quindi... È al servizio dell'anima. Nel momento in cui ho tagliato la connessione, il mio corpo ha iniziato a dirmi: Guarda che questa non è la tua strada. È arrivato il malessere, sono arrivate tante situazioni, tanti incontri, tante vicende per cercare di risolvere questi malesseri fisici che diventavano sempre più invalidanti e in questa grande ricerca ad un certo punto è arrivato Alessandro <ride> e quindi è arrivata la conoscenza con Alessandro che mi ha aperto, ehm, mi ha aperto a, a questa nuova realtà. Che non era una guarigione attraverso mezzi fisici attraverso medicinali non era una guarigione neanche esclusivamente energetica come io già avevo provato in varie strade quindi non era una medicina che agisce come farebbe la medicina tradizionale cinese sullo sblocco dei meridiani sullo sblocco dell'energia ma era qualcosa che lavorava ancora più in profondità e che agganciandosi alla dimensione spirituale andava a risolvere delle questioni che poi facevano sparire i malesseri fisici quasi per magia. E quando ho incontrato questa realtà che mi ha letteralmente cambiato la vita, me ne sono innamorata e ho detto questa possibilità che io ho avuto devono poterla avere molte, molte, molte più persone. Questo deve essere conosciuto e così è arrivato il contatto tra me e Alessandro, al quale passerei la parola. <ride> Buonasera a tutti, mi chiamo Alessandro Tenaglia, eh, come avete capito vivo in Germania e io anche da bambino avevo delle percezioni sottili. Io ho avuto un incidente molto grave all'età di due anni. Sono stato ricoverato per sei settimane nell'ospedale eh, legato a un letto perché avevo una gamba completamente distrutta. E praticamente, io eh, quando sono tornato a casa, la notte iniziavo a vedere, a vedere delle, delle luci. Vedevo, diciamo, io, per me a quei tempi erano come dei fantasmi che vedevo e non smetteva questa cosa qua. Allora i miei genitori agendo nel miglior amor possibile, perché non sapevano come aiutarmi, mi hanno portato da psicologi e lì praticamente ho iniziato a credere che ero sbagliato, che eh, era tutta una mia invenzione, perché poi eh, è stato detto che eh, era un, uh, un mio sfogo di quel periodo dove sono stato all'ospedale, e quelle luci che io vedevo come fantasmi erano praticamente i cammici bianchi dei dottori, questo è andato avanti e poi eh, io sempre, ripeto, pensavo di, ess di essere sbagliato perché le gli interessi che avevo io non erano gli stessi dei miei amici o dei miei parenti, dei miei cugini e io cercavo sempre la risposta su altre cose, sulle percezioni sottili. E praticamente questo è andato avanti una vita, dal 2004 in poi ho iniziato a percepire anime defunte. Ho iniziato a vedere proprio uh, le anime defunte che mi venivano a contattare perché volevano aiuto. E delle volte mi aprivo, al altre volte mi chiudevo perché non sapevo come muovermi, non sapevo cosa fare e così sono passati gli anni. Uh, Nell'anno 2019 eh, ho preso una decisione eh, forte. Perché eh, la mia anima mi, mi diceva di continuo di chiudere il mio parrucchiere. Io ho avuto un parrucchiere per, per 20 anni, eh, e mi diceva di chiudere perché aspettavo una nuova vita. E io dicevo: Ma non posso chiuderlo così eh, dopo 20 anni di attività? Un salone che mi va bene, che mi sono costruito con tanto amore e tanta fatica. Eh, però eh, nel 2019 ho preso questa decisione, ho detto va bene, mi fido di te anima, non so dove vada a finire, non so cosa succede, se andiamo a finire sotto i ponti o no. Però eh, ho preso in mano tutto il mio coraggio e ho deciso di eh, chiudere questo capitolo della mia vita e iniziare uno nuovo. E lì eh, ho conosciuto, poi sono tornato in Germania, Questa ci sono l'ho presa in Italia, sono tornato in Germania e lì Cosa succede? Che lì ho conosciuto SHT, Self Healing Technique, eh, e mi sono subito innamorato perché mi ha colpito la semplicità di queste tecniche e mi ha colpito che sono eh, orientati verso la soluzione del problema, non verso il problema, ma verso la soluzione del problema. Sono delle tecniche che possono agire molto veloci, sono delle tecniche molto forti. E, e questo mi ha affascinato cosa mi ha affascinato anche è che non c'è bisogno per la filosofia dei nativi eh, non c'è bisogno di capire perché ho questo malessere il nativo mm -hmm. lo vede in questo modo qua che se il malessere tu lo devi capire non, non ci riuscirai con la tua mente, con la tua intelligenza umana ma sarà l'anima che te lo passa quanto sarai pronto adesso occupati prima di Neutralizzare questo dolore di risolvere questo malessere è uguale quale sia, e poi si continua. E così è stato il, il mio primo contatto con la scuola dove ho fatto il primo percorso di formazione, poi ho continuato gli altri, sono arrivato al massimo livello. Adesso sono Ausbildungsleiter Master Coach, e praticamente eh, vivo questo tutti i giorni. Il salone l'ho venduto novembre 2021 e la mia vita si è cambiata a 360 gradi e poco, si dovrebbe inventare qualcosa di nuovo, <ride> Beh, mi sento benissimo, mi sento molto bene, sono molto felice. Ho incontrato la compagna di viaggio migliore che uno si può solo uh, augurare, che è <ride> Rachele Chayenne, <ride> che voglio tanto bene, e, e lì si è sviluppato tutto questo per l'Italia. Noi stiamo portando in Italia uh, la visione di Roberto Antela Martinez, il mio maestro, che lui ha imparato queste tecniche direttamente in contatto per anni, per diversi anni, per molti anni, ci ha messo oltre 30 anni. Eh, ha portato queste tecniche in Europa perché i nativi hanno detto l'uomo bianco ne ha più bisogno di noi e noi siamo qui per portarlo in Italia. Io sono molto sorpreso, non me l'aspettavo, che in Italia c'è tutto questo interesse. Eh, noi lo, lo stiamo usando con tutto il nostro amore, con tutto il nostro cuore, non per altri motivi, solo questa è la nostra missione. E siamo molto molto felici e ringraziamo tutto il cielo che possiamo fare quello che stiamo facendo. Alessandro scusami, sei di origine pugliese? Sì, <ride> okay. Vabbè. Okay. No, so, sono di origine pugliese anch'io, anche se cioè, <ride> i miei nonni erano pugliesi. Allora, eh, Fabio, Fabio Caro, no, ti volevo dire una cosa. Il tuo microfono fa un ronzio strano, per cui quando non parli chiudilo tu. Se... No, 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 lascialo, okay. non è un, un, un brusio di fondo, non è quello okay. il problema. Okay. Quando non okay. parli, lo chiudi tu, se no te lo chiudo io, poi me lo dimentico Va chiuso benissimo. e vuoi parlare, non ti serve. Vai, tranquillo Va vai. Allora, io mh, vorrei mettere l'accento su, uh, su un passaggio che hanno fatto entrambi i nostri ospiti. Eh, loro hanno, hanno parlato proprio di questo, della connessione con un mondo sottile, con il mondo spirituale, che è quello che poi ci ha descritto un po' il discorso di Alessandro, che ha parlato dei nativi, che prima di tutto dice non capire, la non capire qual è il malessere, ma va a chiedere all'anima. Allora io vorrei fare un piccolo passaggio, se potete, tutti e due, su questo aspetto, cioè sull'aspetto della connessione con il mondo sottile, il mondo dell'anima. E, sei... e mi pare la cosa migliore dal quale cominciare. Ottimo, giusto, perfetto. Ok, mi taccio perché se no si sente il rumore di fondo. Vai, vai. Prego, a voi. Vai, Rachele, vai, vai. Vado io. Ti vuole di due. Tema... Sì, assolutamente. È un tema molto, molto affascinante. Innanzitutto io partirei dalla base, cioè... Io vi ho raccontato che ad un certo punto mi sono staccata da queste percezioni e sono arrivata ad identificarmi completamente nella materia. Quindi, se io mi ricordo come vivevo ai miei 16 anni, se qualcuno mi fosse venuto a parlare di anima nonostante io da bambina la percepissi perfettamente, gli avrei detto che cosa ti sei fumato. Quindi. Partiamo dal presupposto che parlare di anima non è scontato. Siamo su un canale che di anima sente tanto parlare e quindi i nostri ascoltatori sono pronti, ma vorrei comunque partire dall'ABC. Cioè com'è che io sono arrivata a riconsiderare che l'anima esiste e non è frutto della mia immaginazione. Nel mio caso questo è stato possibile grazie ad un contatto che ho avuto con l'anima defunta di mio padre. Ad un certo punto della mia vita, proprio perché io mi stavo allontanando in modo diametralmente opposto da quello che era il mio cammino, mi sono arrivate tante situazioni che mi dicevano, ehi Rachele, la tua vita non è diventare un medico, io stavo studiando medicina in quel momento, ma la tua vita è rimetterti sul sentiero spirituale perché è un'altra la missione che hai scelto. E tra questi eventi il più importante è stato vivere la morte di tre persone care, di cui l'ultima è stata mio padre. E che cosa dicono per esempio i nativi americani quando qualcuno nella loro tribù sta eh, vivendo un lutto? Dicono che la persona che sta vivendo un lutto è una risorsa per l'intera tribù e quindi non vanno lì per consolarla, ma vanno lì perché quella persona in quel momento... È diventata un canale diretto con l'altra dimensione. Perché? Perché se io sono figlia e mio padre, nel mio caso, è trapassato, io e mio padre abbiamo una connessione molto speciale. Se non altro per il fatto che condividiamo lo stesso DNA e quindi vibriamo sulle stesse frequenze. Allora, che cosa succede? che una parte di lui è passata nell'altra dimensione, ma quindi anche una parte di me che vibra con lui sta passando all'altra dimensione insieme a lui. E questo è quello che accade a tante persone, magari a tanti dei nostri ascoltatori, quando si vive un lutto e si iniziano a ricevere quei messaggi dall'altra dimensione, si incontrano piume, eh, immagini, si ricevono messaggi. A me che cosa è successo? Che avevo dei momenti... In cui la mia coscienza aveva come un cortocircuito. Magari stavo facendo la lezione di latino al liceo classico e succedeva che a un certo punto io non c'ero più nella lezione perché finivo come catapultata in un'altra dimensione e vedevo altre cose, come se avessi gli occhi di mio padre. Iniziarono a succedermi tanti di questi fenomeni, proprio nel momento in cui io ero la persona più materialista e razionale di questo mondo. E semplicemente con la mia logica. Con la mia scienza non potevo spiegarmelo. Allora, o io stavo svalvolando, o c'era qualcosa che non sapevo o che avevo dimenticato che era lì per essere riscoperta da me, per dirmi qualcosa. E un lungo percorso mi ha portata poi ad avere imparato delle pratiche meditative dei monaci Veda, anche queste antichissime, plurimillenarie, che hanno riaperto dei canali. E in una di queste pratiche ho avuto il contatto con l'anima defunta di mio padre. E quando ho avuto questa esperienza in cui io sono uscita fuori dal mio corpo e mi sono vista io con il mio corpo sottile mi giravo e mi vedevo seduta a meditare lì con il corpo fisico. Ho pensato sono morta anch'io, primo pensiero. Secondo pensiero, siccome mi sentivo abbastanza bene, è stato guardarmi intorno e vedere che cosa stava accadendo. E in poche parole mi sono ritrovata in un'altra dimensione come parallela, nella quale noi non abbiamo questi corpi e questa densità, ma siamo presenze più sottili e è subito arrivata l'anima defunta di mio padre che mi ha parlato, mi ha dato molti messaggi e anche delle istruzioni su quello che avrei dovuto fare nella vita da quel momento in poi. Tutto questo per dirvi che questo è stato il modo in cui io... Ho avuto una prova tangibile, perché l'ho percepita con tutti i miei sensi, dell'esistenza dell'anima. E dopo quell'incontro che cosa è avvenuto? Che io eh, stavo per essere operata, un piccolo intervento chirurgico, perché avevo una formazione che doveva essere asportata e l'indomani mattina, eh, quando mi sveglio dopo aver vissuto questa esperienza, la mia formazione era completamente sparita. E io non ho più dovuto fare nessun intervento. E questo è stato il primo esempio: non avevo ancora conosciuto Alessandro quando è accaduto tutto questo, di come la guarigione può avvenire proprio attraverso un contatto tra le due dimensioni. Il dolore, la malattia, tutto ciò che si manifesta come malessere nella materia ha sempre una causa più profonda non è mai solo un fattore chimico fisiologico ma dietro c'è sempre un vissuto emotivo che va elaborato e c'è un'informazione traumatica che va liberata ci sono questi tre piani dei quali stasera vorrei parlare che sono l'informazione che modifica l'energia l'energia che si squilibra e che causa il malessere fisico cosa è successo in quel momento state bene attenti che io sono andata nel livello più profondo o il più alto, se volete, e quando ho risolto lì perché ho pacificato tutte le incomprensioni e il malessere che mi portavo dietro con mio padre, automaticamente, di riflesso, il piano fisico è guarito e quindi è stata una guarigione che è iniziata chiarendo a livello dell'anima l'informazione, risolvendo dei traumi, perché mio padre è venuto a chiarire il perché del nostro vissuto traumatico e questo chiarimento, questa risoluzione sottile ha portato come effetto la guarigione fisica. Ed è questo che fanno le pratiche native. Dicono, per esempio, lo stomaco è malato, quindi materia biochimica. Ma perché lo stomaco è malato? Perché magari il meridiano e tutto il sistema energetico non gli porta la giusta energia. E questa è la medicina orientale. I nativi vanno ancora ad un livello di profondità in più e si chiedono perché il piano energetico non sta funzionando bene. Perché sotto c'è un'informazione traumatica, dissonante, squilibrata che deve essere sanata. E quello si va a guarire nel piano spirituale. Allora, quando noi ci colleghiamo con il piano dell'anima e con queste tecniche si può fare e risolviamo a quel livello, automaticamente la guarigione scende e si manifesta anche nel fisico. Chiaro. Chiarissimo, chiarissimo. Eh, vorrei fare, fare una domanda anche ad Alessandro a questo punto. Rachele ci ha spiegato che il primo contatto è appunto andare a livello superiore, o meglio il livello dove appunto c'è un'essenza superiore. Voglio farti la domanda al contrario Alessandro, ma ciò che noi provochiamo qui sul, sul piano fisico, ok, come agisce a livello superiore, sia con i rapporti con gli altri, Rachele ci ha parlato del rapporto con, con il papà. Mm. E sia a livello personale anche soltanto nelle nostre azioni quotidiane. C'è un modo per capire come comportarci anche noi, come avere una linea, diciamo, da percorrere per cercare di collegarsi appunto al piano sottilio. Certo, la prima cosa da, da sapere è, sono le, le leggi universali. Se le leggi universali valgono per tutti quanti, le leggi universali sono l'amor proprio, avere autostima, autorispetto di se stesso. Quella è la cosa fondamentale. Se tu non ti ami non puoi aspettarti che hai una vita facile, non puoi aspettarti che hai contatti eh, d'amore, contatti semplici, non puoi aspettarti che eh, un malessere si rimuove, perché qual è il motivo? Se tu non ti ami, perché un malessere si deve rimuovere? Non c'è motivo. Per cui, eh, una delle, la prima regola fondamentale è l'amor proprio, ritornare nell'amore che tu sei, perché noi tutti quanti veniamo dall'amore, veniamo dall'amore divino, dall'amore universale. L'essenza di tutto l'universo è amore, amore nello stato puro amore incondizionato, libero. E allora, infatti, la formazione della SHT, è eh, la base è attivare l'amor proprio. Le tecniche di amor proprio durano minimo per nove mesi, è una nuova rinascita, ok? E tu, dal momento che inizi veramente ad amare, e tu metti quest'amore nel, nel tuo sistema cellulare e anche nel tuo sistema energetico intorno a te vai in risonanza con questa energia, con questa forza. La base è l'amor proprio. Se tu inizi ad amarti, attiri persone che ti facilizzano la vita, persone che ti amano per così come sei, ti rispettano. Ma perché? Perché ti ami tu. Infatti, uh -huh. ama il prossimo come te stesso. La seconda frase ce lo siamo dimenticati: è la frase più importante. Se tu non ami te stesso così come sei, con i capelli, senza i capelli, con la pancia, con le rughe, con tre occhi, quattro occhi, quello che sia, eh, non puoi aspettarti che si attiva l'amor proprio perché tutti quanti abbiamo i nostri difetti, che poi se stai a vedere non sono dei difetti. Per cui la cosa fondamentale è l'amor proprio. Poi è la gratitudine, essere grati, specialmente qui in Europa abbiamo dimenticato la gratitudine. Io mi ricordo che i nonni, eh, prima di, di cenare o di pranzare, eh, benedicevano il cibo, si mm. ringraziavano per quel pane che avevano, eh? pregavano. Tutto questo è stato perso. Sono dei valori che sono stati persi, ma sono fondamentali. La gratitudine. Non è eh, sicuro che io domani mattina mi sveglio. Noi pensiamo che eh, tu vai a letto, domani mattina mi sveglio, alle 7 sono alla sveglia, quello, quello e quell'altro. Però c'è una statistica che 250.000 persone ogni notte in tutto, su tutto il pianeta non si risvegliano, cioè muoiono durante, durante la notte. E, e già lì inizia la gratitudine. Se io domattina mi sveglio e sono qui, il mio corpo è attivo, io esisto ancora. Già lì inizia la prima gratitudine verso l'universo che io sono vivo. Perché non è una cosa sicura che noi ci svegliamo ogni mattina, pensiamo che sia sicuro, ma non lo è. Per cui, per secondo, è la gratitudine, ok? Poi c'è le leggi della risonanza. Quello che tu pensi, quello che tu esprimi, quello che tu senti, questi sentimenti vanno in risonanza, ti vengono presentati dall'esterno intorno a te. Eh? Quello tu attivi. Se tu stai sempre a maledire gli altri, per fare un esempio, se tu uh, uh, stai sempre a giudicare, eh? è facile giudicare, non giudicare è difficile. Eh, qui ci vuole un'igiene mentale, ci vuole un controllo del pensiero, che è molto difficile, però così si inizia. Eh? Questo è il rispetto verso di te, il rispetto verso il tutto attorno a te. Eh? Poi farsi ogni giorno un regalo, perché? Non deve essere un regalo, un anello nuovo, un orologio nuovo, ma un regalo nel senso che io sono felice perché stasera mi vado a guardare un tramonto o domani mattina mi vado a vedere l'alba, che da molto che non ho visto, o mi faccio una passeggiata nel bosco. Eh? Questi sono regali dove tu eh, sei già felice tutto il giorno perché stasera mi incontro con quell'amico che mi diverterò. Farsi dei regali tutti i giorni. Eh? Queste sono le regole universali. La vita è, è un regalo, la vita è un dono. Eh, I nativi vivono proprio questa vita in allegria in profonda gratitudine se loro piantano il mais e il mais diventa mais ok loro sono grati per questo non è sicuro che diventa mais e quando lo diventa loro sono profondamente grati questi sono i punti universali le leggi universali se tu queste leggi universali le vivi dalla mattina alla sera dopo un po di tempo la tua vita si cambierà completamente e questo eh, spero di averti risposto Fabio sulla tua domanda, perché eh, il, la nostra vita ce l'abbiamo in mano noi, noi abbiamo un potere enorme e, e, e quello è essere eh, vigili, cosa penso, cosa penso di Fabio, cosa penso di Rachele, cosa penso di Francesco, ok? Quello è, eh, 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 cosa penso di me in prima linea, cosa penso di me, come mi vedo io, come mi percepisco, ho rispetto verso di me. Eh? O un, un, un sano rispetto verso di me, mi stimo per quello che sono, eh? e questo ti viene rispecchiato, ti, viene, ti ritorna indietro. È la forza della risonanza. Un passaggio veloce prima di, di parlare di, di, del fondatore di SHP, ma eh, tu hai detto una cosa fondamentale, no? Hai detto che. Eh, i nativi guardano la vita in maniera diversa, ovvero non hanno più le costrizioni che abbiamo noi qui in Occidente, dove siamo attaccati a un'etichetta, a un correre giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto. Allora eh, questo consiglio di amarsi deve partire proprio da qui, deve partire proprio dal capire che dobbiamo ritornare a mh, collegarci con il senso vero della vita, ovvero la natura. Allora io vorrei, eh, proprio brevemente, se potete, eh, diteci qualcosa che riguardi proprio questo aspetto, ovvero essere collegati con la creazione. Mm. Eh, direi questo velocemente. Mm, mi rifaccio sempre alla mia esperienza personale perché penso che l'esperienza valga più di mille teorie. Quando io piano piano ho iniziato a disconnettermi da quello stato di connessione nel quale vivevo, che poi è proprio ciò di cui ci parlano i nativi. I nativi sono rimasti in quello stato di coscienza in cui percepiscono che tutto è uno, ma non lo percepiscono a parole, come magari leggiamo noi sui libri. Loro vivono nella percezione che tutto è uno. Ci sono dei racconti che parlano di quando gli invasori sono arrivati a colonizzare questi popoli e che cosa facevano loro, l'uomo bianco arrivava e tagliava gli alberi. Quando eh, tagliava i rami degli alberi, i nativi soffrivano come se gli stessi tagliando un braccio a loro stessi fisicamente. Com'è possibile che tu tagli un albero e io lo sento come dolore fisico sul braccio? Questo significa che io non sono a parole qui a dire che tutto è uno, ma che io vivo nello stato di coscienza in cui tu sei veramente un'altra parte di me. E il male che fai all'albero lo stai facendo al mio corpo perché siamo un'unica coscienza. Questo, in parole povere, è connettersi e vivere connessi alla creazione e tornare a quello stato di coscienza in cui tu... Sei una cellula, come per esempio la cellula della mia mano, che è sicuramente limitata da una barriera, da una membrana, ma fa comunque parte del tessuto della mano che a sua volta fa parte del mio corpo. Quindi non c'è reale separazione tra la cellula della mia mano e la cellula dei miei capelli, perché fanno parte dello stesso corpo. I nativi vivono così. E quando tu entri in questo stato di coscienza, che cosa succede? che quando fai la tecnica di autoguarigione, tu non agisci semplicemente con la tua forza fisica, personale e limitata a questo ego, ma tu agisci attingendo alla forza dell'organismo del quale sei parte. E quindi la tecnica non la fai con la forza di questa piccola cellula che sei tu, ma la fai connesso alla forza di tutto l'organismo del quale sei parte, che è la creazione. Allora capite che qui succedono i miracoli. Perché succedono i miracoli? Perché tu ritorni nella percezione di te stesso, non come individuo separato, piccolo e impotente. Che potere ha una ragazza di cambiare le sorti del mondo? Che potere ha un uomo? Che potere ha una donna? Che potere ha un bambino? Poco. Ma se quel bambino, se quel ragazzo, se quella ragazza, se quell'uomo, se quella donna, Accedono a quella consapevolezza di essere una cellula del tutto e fanno lavorare il tutto attraverso di loro, beh sì che i miracoli possono accadere, beh sì che il sovrannaturale diventa naturale. Quindi, in poche parole, quando tu ti ricordi che sei una cellula della creazione e che sei in ogni istante connesso a questa parte divina di te. È molto più facile anche amarsi, perché tu non ti ami più solo solo tra virgolette per quello che sei fisicamente come persona, ma riscopri tutto l'amore dell'universo dentro di te. E anche l'amor proprio, così fondamentale per la guarigione, perché se io non mi amo, come faccio ad essere sana? Capite, è, è proprio un controsenso. Io sono sana nel momento in cui mi amo, amo la vita, ma quando mi allontano da questo amore per me stessa e per la vita, esco automaticamente dalla mia salute. Allora cosa succede? Che si comincia ad amare la bambina che ero. Si comincia ad amare quell'essere che nella sua innocenza, nella sua fragilità, ha vissuto delle esperienze traumatiche, ma appunto mh, non aveva colpe. Poi si inizia ad amare l'adulto che sono e questa è la parte più difficile. E poi il percorso dell'amor proprio si conclude quando tu non ami più in realtà te stesso, ma ami la tua parte divina. Ti ami perché tu sei amore. E quando tu ti ricordi che sei amore, la guarigione è la conseguenza. Per cui in tutto il percorso di autoguarigione e guarire se stessi, l'amor proprio è il punto di partenza, ma è anche il punto d'arrivo. Perché non c'è niente di più bello, di più alto che ricordarsi di essere l'amore universale. Spero di aver Benissimo. risposto. Certamente, è molto profondo e, e tocca veramente le corde dell'anima, proprio rimane in tema. Non a caso, qualcuno ci disse: prima di cambiare gli altri, cambia te stesso. Dobbiamo cambiare in meglio, capendo appunto questa. questa Filosofia che voi avete descritto. Hai accennato prima al discorso delle tre fasi, tre, tre strati. Potremmo approfondire un pochino quel, quel discorso, tutte e due, quello che volete. Come volete. Vuoi andare tu, Alessandro? <ride> E eh vai, dai, ci alterniamo, forza leggera. Allora, praticamente, praticamente è, è prima il livello è il livello dello spirito, ok? Dove il livello dello spirito non c'è malessere, non c'è uh, assolutamente uh, paura, non esiste, è solo amore puro, è amore e luce pura. Poi c'è il livello animico, che è il livello che praticamente riesci a uh, avere un ponte tra l'umano L'umanità, praticamente, qui l'umano può attingere a questa forza, a questa sapienza universale, in questo amore universale, soprattutto, e guidarsi, e farsi guidare nella vita. Uh, in quel momento, quando tu riesci a connetterti con l'anima e riesci a sentire la voce sottile, percepire l'anima, ci sono anche delle tecniche dove tu puoi uh, con connetterti con l'anima uh, consapevolmente. E l'anima ti risponde. Il primo momento, quando tu senti il primo contatto con l'anima, anzi questo ce lo dovrebbe dire Fabio, <ride> che ha fatto sì. questa esperienza, Confermo. Confermo. questo è un Confermo. momento particolare, è un momento che è difficile eh, spiegare in parole. È un atto d'amore. L'amore va sentito, non va capito. Io non ci ho mai capito niente nell'amore. Ma l'ho sempre sentito. <ride> e, e, e quello è, è un atto d'amore intero, completamente. E, e queste sono le tre fasi. Quando tu fai queste tecniche, tu ti connetti proprio con tutte e tre queste forze. Tu ti connetti, tu diventi una batteria, un canale tra l'universo, il cielo e Mamma Gaia, il pianeta. Okay? E lì. Agisci con tutte le forze che ci sono attorno a noi attivando le tue forze fisiche, i meridiani, i chakra, okay? e tutto il nostro sistema cellulare e il nostro sistema quantistico che abbiamo che possiamo attivare sapendo come usa usare le tecniche, lo possiamo attivare, ok? Facendo questo lo senti, lo senti. Ci sono molte persone che, quando la prima volta fanno una pratica del genere, Uh, uh, iniziano a piangere, iniziano a piangere dalla felicità, dalla commozione che ti, che ti tocca proprio il cuore. Eh? E queste sono cose che vanno sentite, è difficile spiegarle. Confetti il, il nativo, il, il nativo uh, è, è grato di tutto, già uh, l'ossigeno che tu respiri, che ti sembra eh, normale, ma eh, se un attimo il pianeta non produce più ossigeno, non respiri più. L'acqua che bevi, tutto. Il nativo è grato di questo, il nativo non ha perso queste, questa sapienza universale, non ha perso questa sapienza millenaria. Eh, parliamo dei nativi Hopi, ad esempio, hanno una, una tradizione che va indietro, che, che ritorna 40, oltre 40.000 anni fa. 40.000 anni fa, è pazzesco, loro si ricordano esattamente cosa è successo e hanno i contatti eh, e noi per fortuna riceviamo i messaggi proprio con questi contatti diretti tramite Roberto Antela Martinez, il fondatore della, della scuola SHT, che poi ce li passa a noi e noi possiamo passarli agli altri quando la notizia è pronta per poterla passare. È, è una ricchezza bellissima, è una ricchezza che non finisce mai. Sì, ha introdotto <ride> questo argomento in maniera magistrale, eh, era lì che volevamo arrivare. Eh, parliamo un attimino di Roberto, colui che ha portato poi a conoscenza vostra e di tutti quelli che sono appunto nel corso di queste tecniche. Eh, spieghiamo un po' chi è Roberto e, e cosa ha fatto. Roberto Oddio, ho creato il panico. Ma no, c'è sempre l'imbarazzo. Chi risponde adesso? Chi volete? Decidete e voi. Mi alternate, alternate, dai, mi alternate. Se vuoi tu, Rachele, rispondi tu, ho parlato fino adesso, puoi anche... Vabbè, rispondo tu, io, e so. poi ti passo la palla. Okay. Allora, la storia di Roberto è una storia bellissima, di autoguarigione, è una storia vera e per quanto mi riguarda è una storia di rinascita una rinascita possibile in questa vita. Siamo anche nel periodo pasquale per cui siamo in tema di rinascita ed è bellissimo parlarvi stasera di questa storia, non è un caso che ne parliamo questa sera. Perché Roberto ehm, è nato eh, in una condizione veramente critica perché la sua mamma aveva subito un avvelenamento in gravidanza e quindi lui era, è nato con delle gravissime malattie. Eh, L'hanno portato in incubatrice immediatamente e non doveva sopravvivere, per quanto era grave la sua situazione. Ad un certo punto la madre ha scelto di riportarlo a casa con il rischio che appunto questo neonato morisse, ma Roberto aveva altri progetti per questa vita e quindi ha resistito, contrariamente a quelle che erano le previsioni dei medici, però ha resistito lottando duramente perché... Da quel momento in poi ha continuato ad avere malesseri fisici sempre più gravi e malattie che per la medicina allopatica tradizionale erano incurabili, in fase degenerativa che lo avrebbero portato alla morte. E aveva veramente moltissimi malesseri fisici, eh, ha sofferto anche di cancro, ma veramente le malattie che aveva erano numerosissime. E ai suoi vent'anni era diventato così insostenibile continuare a vivere sempre uscendo ed entrando dagli ospedali con continui interventi chirurgici, senza poi neanche una prospettiva di, di guarigione nella vita, che voleva andarsene dall'altro lato, voleva finirla con questa vita. Se non che, poiché nella sua famiglia, dal lato materno, hanno dei parenti nativi americani. Ad un certo punto Roberto prende lo zaino sulle spalle e decide di tentare l'ultima possibilità. Se con la medicina tradizionale non riesco a guarire, provo ad andare dai miei parenti nativi e a farmi curare attraverso la loro medicina. E da qui inizia il viaggio di autoguarigione che lo porta prima dai nativi americani, con grandi difficoltà tra l'altro per essere accettato. Non è che tu prendi. Eh, parti dall'Europa, vai lì e ti aspetti che loro ti aprano le porte e ti diano il benvenuto solo perché tu hai dei parenti nativi americani. C'è una grande diffidenza verso l'uomo bianco e possiamo comprendere bene perché, da, dopo tutto quello che l'uomo bianco ha fatto a, queste, a questi popoli, ma dopo alcuni test che hanno fatto anche su Roberto per vedere quanto veramente lui volesse guarire, che cosa era disposto a fare. Perché uno, forse la malattia principale che noi uomini europei abbiamo, secondo i nativi, è che abbiamo il cervello pieno di spazzatura. E quindi per guarire dobbiamo essere disposti a lasciare andare questa spazzatura e quindi a rivoluzionare completamente il nostro modo di vivere e di vedere la vita. E Roberto, un po' come me, quando gli hanno parlato di anima e di queste tematiche qui, ha fatto difficoltà a crederci, ha fatto difficoltà ad affidarsi. Quando gli hanno detto tu per entrare nella tribù devi lasciare lo zaino con le medicine fuori, altrimenti tu non entri, fai fatica a prendere il tuo zaino e lasciarlo fuori quando sai che senza quelle medicine tu non sopravvivi. E allora lì c'è la scelta. Lì c'è un momento fondamentale, c'è cioè il bivio della vita. Se voglio andare verso una nuova strada, per prenderla davvero devo lasciarmi indietro tutto il vecchio. E per farlo ci vuole coraggio, ci vuole quella forza spirituale. E chiaramente quando non hai niente da perdere, perché l'alternativa è morire, questo coraggio evidentemente lo trovi. Ed è quello che ha fatto Roberto. È stato accettato in queste tribù, ha iniziato un percorso di disintossicazione, non, non tanto alimentare, ma proprio mentale, di lasciare andare tutte quelle convinzioni che sono il piano energetico che sorregge la malattia. Se quelle convinzioni non vengono pulite, se quei traumi non vengono risolti, se quel modo di vedere non viene cambiato, la guarigione non avviene. Allora, prima di passare alla tecnica, bisogna pulire la mente, le emozioni, i traumi, l'aura, il campo, le informazioni. E dopo un lungo training sono arrivati a passargli le prime pratiche. E eh, per farla breve, ha avuto i primi risultati. E è stato, se non sbaglio, sette anni prima con i nativi americani, e poi dopo questi sette anni, avendo dei risultati di guarigione incredibili, è diventata la sua missione di vita, inizialmente per curare se stesso, quella di andare a conoscere altri uomini medi di medicina, altri uomini e donne di medicina, altre tradizioni sapienziali e a girare il mondo alla ricerca di strumenti pratici per uscire dalla malattia, che non è, ripeto, solo una malattia fisica, ma è un male di vivere. Perché noi siamo così disconnessi dall'anima? Perché viviamo in un modo, accettiamo uno stile di vita, ma anche proprio delle convinzioni? Che cos'è la vita per te? Chi è l'essere umano per te? Dove finisci tu? Dove inizi tu? Quando sei nato? Quando morirai? Tutte queste sono credenze, vanno rivoluzionate. Ecco e allora da lì dopo il Nord America c'è stato il Sud America e poi c'è stata l'Asia, c'è stata l'India, c'è stata la Cina, eh, c'è stata um, l'Australia e Roberto ha continuato a viaggiare per 30 anni ad incontrare questi popoli e a prendere da loro questo sapere antichissimo rivoluzionando il concetto di chi è l'uomo che è molto più di un corpo, un'emotività è una mente di che cosa può fare l'uomo e di quali sono le possibilità, di qual è il potere di ogni essere umano di creare la propria realtà. E qui si apre una parentesi diversa sul concetto di guarigione, che non è solo risolvere una malattia, ma è proprio iniziare ad essere i creatori della propria vita, è un concetto olistico e non può essere solo guarire il fisico ma deve essere anche guarire la propria emotività, guarire la propria relazione con gli altri, il piano sociale, la propria relazione con i genitori, la relazione di coppia, la relazione con il lavoro, eh, l'aspetto finanziario, perché noi viviamo in una società dove il denaro è una fonte d'energia, allora per essere sano devi anche avere denaro a sufficienza. Tutti questi aspetti sono aspetti della vita che sono in realtà sotto il nostro controllo, noi creiamo il nostro rapporto di coppia, noi creiamo la nostra situazione economica e se questi aspetti non sono soddisfacenti e quindi potremmo dire sono malati, ci sono delle tecniche e delle cose che si possono fare per guarirli. E un essere umano guarito non è guarito solo nel fisico, ma è guarito in tutte le dimensioni del suo essere. E concludo e passo la parola ad Alessandro dicendo che... È fondamentale per vivere bene che noi iniziamo ad occuparci della nostra vita in tutti i suoi aspetti. Non è possibile che un essere risvegliato e consapevole abbia difficoltà economiche. Non è giusto, no, non va bene. Non è possibile che un essere risvegliato eh, viva in condizioni che non rispettano il suo amor proprio. Tutto questo deve essere trasformato, perché altrimenti il salto che ci è chiesto di fare verso la nuova dimensione, verso una vita migliore, verso un pianeta migliore, non è possibile. Allora la guarigione non è un optional, è un'urgenza. E io questo lo dico dal profondo del cuore a tutti voi che ci state ascoltando. Non arrendetevi allo stato di cose attuali. Voi non solo meritate di guarire, ma voi potete guarire guarire tutti gli aspetti della vostra vita dovete ricordare come ma è nel vostro potere ed è un vostro diritto bellissimo allora sì sì un attimo <ride> abbiamo tre anni quattro anni di lavoro dirette per spiegare che l'uomo è solo corpo e stasera avete distrutto tutto questo. <ride> 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 Ci hanno smontato Fabio, ci hanno smontato tutta la narrazione che abbiamo fatto, arrivano questi due, siamo essere multidimensionali porca, In esse. la community, c'è un sacco di gente, vedo che la community sta proprio, fanno, gente fa cara a Ghiri. Vedi bene. Francesco. Molto interessante sta roba, tra l'altro ve lo dico, insomma, noi abbiamo, è la prima volta che ci agganciamo, ringrazio Fabio per questa opportunità, naturalmente dovrete ritornare perché c'è necessità di approfondire l'argomento, io sto guardando un po' di interazioni che vengono dal pubblico, sono tutte molto interessanti, eh, però questo concetto è ecco, una straordinaria bellezza, l'ho trovato, eh, ragazzi devo farti veramente i complimenti perché... Mh, come dire, l'abbiamo sempre sfiorato, è un sottointeso, ma non l'abbiamo mai esplicitato con questa forza e questa chiarezza. E vale a dire che la guarigione non è semplicemente una guarigione dal punto di vista fisico di una patologia, c'ho l'ernia al disco, c'ho <ride> per dirne una, una qualunque, oppure c'ho le coliche renali o qualche altra cosa. La guarigione è proprio quella, deve essere intesa come quella di un sistema che ci sta portando alla... Volente o non lente, consapevole o inconsapevole, adesso non entro nel merito, a scollegare la nostra parte animica da quest'essere, cioè cercando di farci immaginare soltanto come persone che si muovono in questo piano di realtà, la materia, ecco, ho le mie impellenze, le mie esigenze, mi devo procurare il cibo, vado al lavoro, eccetera. eccetera. Ma non è solo questo, quindi il guarire da questa idea, da questo concetto a 360 gradi, dove devo mettere a posto tutto. È di una straordinaria bellezza, eh, anzi hai fatto benissimo a sottolineare, perché noi quando diciamo appunto guarire, guarire, guarire lo facciamo sempre in riferimento alla malattia, sì. ma non lo facciamo rispetto a una con nostra condizione animica che stiamo smarrendo, attenuando, dimenticando. Mm. Trascurando, poi quella chiama, 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 oh, se non mi ascolti, allora ti do una botta in te. Eh, do Ma dove stai andando? Cioè, stai facendo tutte cose che sono distantissime dal progetto che ci eravamo dati. Molto interessante, scusami Alessandro, ma mi piaceva fare questa sottolineatura che è di una forza enorme. A te, Alessandro, grazie. Un attimo solo, un attimo solo. Vorrei ah, fare un sì, ultimo inciso. Sì, prego, prego, Fabio. Prego, prego. Perché hai toccato una nota saliente. Eh, ci sarei arrivato a breve. Eh, perché quello che hai detto e che ha detto Rachele fa il paio con tutto quello che è accaduto in, in questi ultimi tempi il scollegare la parte animica, la parte spirituale delle persone e mh, farle funzionare come macchine, ok? È quello che oggi la società occidentale vuole. Noi dobbiamo essere in grado, prima di tutto, di riconoscere noi stessi. Solo, solo questo. Prego Alessandro. Grazie. E, e infatti è così. Eh, ecco, questo è lo stato eh, del, del mondo occidentale, lo stato dell'Europa o dell'uomo bianco, eh, perché noi ci concentriamo proprio su questo malessere, cioè l'attenzione lo diamo sul malessere, non lo diamo alla felicità, all'allegria. Sì. Eh? In fin dei conti, se stiamo a vedere, noi viviamo, abbiamo tutto, abbiamo abbastanza da mangiare, abbiamo abbastanza... Eh, bere viviamo bene, non ci manca nulla, però se guardiamo bene, se passiamo nelle città, ci sediamo in un, su una panchina e guardiamo i visi della gente, vedete che c'è un malessere completo, c'è una disconnessione con quello che sei realmente, cioè è come se la gente cammina e aspetta la morte. Però dal okay. momento che iniziano a vivere fin quando arriva questa morte è come se non vivono, cioè funzionano, ma non vivono. E perché questo? Perché eh, eh, si dà l'attenzione al malessere e, e, fa, e poi non solo, poi ci si fanno le gare: e eh, a me fa male la spalla, dice cioè, eh, a me fa male la spalla e eh, il ginocchio, dice eh, a me la spalla, il ginocchio, anche il gomito. Guarda, boh, cioè si, fa le, si fanno le classifiche addirittura. E invece cosa succede? Tu proprio quando parli delle malattie e stai sempre ri e ripassi la malattia di continuo, cosa fai? Pensi che ti stai sfogando? Non ti stai sfogando. Stai costruendo, stai alimentando il tuo dolore. Dai l'attenzione al dolore. E molte persone dicono, io quando sarò sano, ok? Allora sarò felice ma questa è un'illusione, perché tu per essere sano devi essere felice già prima. Io non ho mai visto, non ho mai incontrato, e a scuola nella SAT in Germania, come in Austria, anche in Svizzera, ne ho visto migliaia di persone che sono diventate sane. E queste persone, quando hanno risolto un problema fisico o un altro tipo di problema, eh, erano persone... Allegre. Erano persone felici, non erano persone che erano piene di, di, di depressioni. Io non ho visto mai uno che ha risolto il cancro, ok, o un tumore e poi era depresso, no, era felice. Ma perché? Perché ha accettato quello che è accaduto, era felice già prima. Per cui la vita sana non è neanche solo fare abbastanza sport, alimentarsi bene, ma è anche cosa pensi. Di cosa mi occupo io tutto il giorno? Eh? Rido abbastanza. C'è una statistica che dicono che un bambino ride circa 100 volte, certo, volte al giorno. Okay? Un adulto arriva massimo a 4 volte al giorno. È una tristezza pazzesca. Se ci arriva a 4 volte al giorno. Okay? Pratic praticamente qualcosa è successo dentro di noi. Qualcosa è successo. Se da bambino ridevi 100 volte, da adulto no. Qualcosa è successo. Il bambino perché ride? Perché il bambino si ama, il bambino non gli interessa se ha i capelli spettinati, se ha la cioccolata al viso, se ha la marmellata sul naso. Non gli interessa perché non deve piacere a nessuno, perché si ama così com'è. E si ama così com'è. Perché? perché? è sincero, è sincero verso se stesso. Prova a dire a un bambino di tre anni che non ti conosce, vieni in braccia lo zio. Dai un bacio allo zio. Il bambino se non vuole non viene. Perché? Perché è sincero. Non gli interessa e poi lo zio ci rimane male perché io non sono andato su, eh, eh, in braccio allo zio. Non se li fa questi ragionamenti. Però viene educato così. Viene educato che non deve fare male allo zio, non deve offendere lo zio, deve andare in braccio allo zio e deve anche dargli un bacio allo zio. Eh? E questo te lo porti una vita intera. Questo è, significa sacrificarsi, non amarsi, non vivere veramente. Questo è dimenticarsi. E quando ti sei dimenticato per tanti, tanti anni, non puoi aspettarti che non ci sono malesseri, che non hai problemi, che hai problemi di salute, problemi con il tuo partner, problemi economici. È chiaro che è così, l'hai attirato tu. Dobbiamo iniziare a capire. Che noi abbiamo responsabilità della nostra vita. È facile dire: il mio vicino di casa è colpevole per quello e quel malessere, e, e la mia compagna è, 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 è a, a, a torto perché è colpevole perché io mi sento così così. È facile dire questo. Ci vuole proprio un cambio di filosofia di vita, di ritornare nell'amor proprio, ritornare nell'autorispetto. Questo ci vuole, è proprio fondamentale avere una vita sana, una vita di felicità, di allegria, di amare e di ricevere amore, una vita dove ti diverti, dove hai del sesso bello, è importante, non vergogniamoci, eh? è importantissimo ridere con gli amici, fare quello che ti senti di dentro, avere il coraggio di vivere così, senza stare a vedere cosa pensano gli altri di te. È Importante cosa pensi tu di te, come ti vedi tu. E noi nella SHT vogliamo portare il sorriso alla gente, noi vogliamo portare di nuovo la risata semplice su, sui visi dei sui volti della gente. Negli ultimi anni l'avete visto cosa è successo? Non c'è bisogno che ve lo dico io, lo vedete. La gente guarda per terra, invece di guardare il cielo quando cammina, guarda per terra. Lì ti va di dire: hai perso qualcosa, ti devo aiutare a cercare. Cosa hai perso? Eh? Guarda il cielo, guarda le nuvole. C'è molto di più che per terra l'asfalto che vedi nella tua città. E questa è la semplicità che ci manca. Infatti, a Roberto, all'inizio le tecniche non gliele volevano passare, i primi sei anni non gliel'hanno passate perché dicevano, tu devi, non puoi impararle, perché voi europei avete la testa piena di spazzatura. È proprio così. Rimuovi prima questa è... spazzatura. Ed è, è così, vero. ci blocchiamo da soli, ci blocchiamo da soli. Questo è il problema. Ci creiamo una vita complicata. Io ho conosciuto una persona che accompagna le, le persone eh, nella morte, no? E mi ha detto che 85% delle persone prima di morire, che muoiono da soli, dicono ho fatto questo nella vita, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ma una cosa non l'ho fatta, non ho vissuto, non ho amato abbastanza. Eh? E quando lo capisci al, al, prima della morte, non è tardi, è troppo tardi. Per cui adesso diventare attivi, immediatamente, ragionare sano, abbracciarsi per quello che siamo. Perché è facile dire tutto quello è andato male nella vita, ma qualcosa ti sarà andato anche bene nella vita. Concentrati su quello che ti è andato bene, abbraccia quello che sei, eh? baciati per quello che sei, perché solo tu sai il dolore che hai passato in questa vita. Solo tu sai cosa hai dovuto passare per arrivare a quello che sei. E allora a questo punto ci vuole un abbraccio a se stessi. Non è arroganza, questo è amor proprio è autorispetto, e autostima. Auto una cosa Alessandro, mh, mi, io già ehm, ti chiesi una cosa quando ci siamo incontrati, quello che viviamo oggi con le nuove tecnologie, l'assurdità la, di togliere il contatto tra le persone, ovvero proprio relegarci dietro uno smartphone, dietro uno schermo, eh, le community che comunque per carità con tutto quello che possono portare di bello ecco vedi il canale però eh, c'è questo aspetto che secondo me è importantissimo abbiamo perso il contatto con l'altro con la persona che ci sta di fronte con il collega con l'amico con, eh, con la compagna con chi con chi fa parte dovrebbe far parte della nostra esistenza Invece molto spesso ci, ci leghiamo dietro uno schermo, dietro un qualcosa che è soltanto fittizio. E io mi ritrovo addirittura pure peggio, pure peggio. Quando poi ti incontri con delle persone, fateci caso. Vai in un ristorante, sono due o tre persone sedute, ognuno col cellulare in mano, cioè, tu stai comunicando con una persona che è distante magari centinaia di chilometri. Ma quello che è seduto davanti a te non ci parli. Prende, ci siamo veramente. La tecnologia può essere usata come stasera per una cosa buona, ok ma può essere anche usata come tutte le cose, eh? possono essere usate per anche per cose negative. E qui, infatti, Fabio è importante quello che dici perché io mi ricordo i miei nonni. Si stava insieme, si suonava la chitarra, si suonava il mandolino, si cantava, si stava insieme, si lidicava, eh? si mandava a quel paese, ma dopo si riuniva di nuovo. Cioè, noi veniamo da questa generazione che io l'ho vissuto questo, seduti fuori d'estate, eh? con le sedie di paglia, okay? e, e si stava insieme. Questo l'abbiamo vissuto, si è perso questo. E lì dobbiamo tornare, dobbiamo tornare nella semplicità delle cose. Ragazzi, il, il fatto è questo, noi cerchiamo sempre di capire, di nutrire la mente. È il cuore che devi aprire. Se inizi a aprire il tuo cuore verso la tua vita, verso te stesso e verso tutta la realtà che ci circonda, allora hai un'intelligenza, un, un, un una sapienza, una saggezza così elevata che il nostro piccolo... Cervello, scusa che dico così non ci può mai 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 arrivare ecco perché le tecniche dei nativi non sono logiche si mm. possono spiegare su più su, su, sulla superficie come funzionano ma è solo per nutrire la mente quello che accade realmente sono energie così forti che non lo puoi capire è così e dobbiamo accettarlo questo sì. Allora, devo dire, che però, devo dire che però siete sul canale giusto. Perché adesso insomma, sono 4-5 anni che ormai parliamo quasi esclusivamente solo di questo. Poi insomma, state sfondando una porta aperta al rispetto, insomma, ma lo solo, vedo perché la community insomma non abbiamo persone, se no starebbero a vedersi Il Grande Fratello, tutte le sere stavano dall'altra parte. Se stanno su questo canale perché sono su questa onda energetica. Sai, è vera questa cosa. Io vengo da un quartiere popolare dove la sera si cresceva seduti con le sede di paglia fuori, nelle stradine, nei vicoli, si socializzava, si raccontavano le storie. Ancora qualche vecchietta d'estate la si trova nel quartiere dove vivo. C'è un è, è oggettivamente altrettanto vero che le nuove generazioni che non hanno vissuto quel tempo. Che non hanno vissuto questa o non hanno avuto la possibilità, soprattutto nelle grandi città, di vivere quella forma di socializzazione. Oggi fanno un po' più fatica e sono incastrati, incollati dentro i cellulari. Che va bene, li puoi usare, se li usi, li usi. Ma quando c'è eh, da stare insieme a qualche amico, è bene che quello strumento del diavolo. Io dico sempre, che, poi, che poi di lavoro devo starci parecchie ore è mm. bene riporlo in tasca se sono arrivato, l'ho già raccontato in un'altra occasione, sta roba qua ma proprio per farvi, per risottolineare lo scollamento che c'è dal mondo reale e mm. mi è capitato una volta di assistere a una scena che mi ha lasciato veramente basito perché eh, ecco, di tanto in tanto mi capita di fare un po' di tapirulanni in palestra, passo 12 ore seduto qua se non faccio un po' di esercizio e c'erano mm. accanto a me altre due, due ragazze ci avranno avuto 16-17 anni insomma ragazzine sul Tavirulano che stavano facendo anche loro un po' di esercizio e però avevano il telefono in mano ma ho capito dopo un po' che sostanzialmente si stavano mandando i messaggi una con l'altra cioè, erano affiancate una, una con l'altra e si messaggiavano senza parlarsi sostanzialmente senza parlarsi si, si, si parlavano col messaggio e eh, dentro di me facevo, ma non vi potete parlare fra di voi? No, eh, è proprio uno scollamento. Questa cosa qui non so dove porta, c'è un processo di degenerazione animica, oltre che mentale, fisica, è proprio, sono proprio fuori da, da, dalla grazia di Dio, è il caso di dirlo. Mi piacerebbe darvi anche una, una riflessione, condividere su questo tema che facevo di recente, velocissimi, perché penso che possa essere interessante dare anche un altro punto di vista, perché la cosa più ovvia è vedere questo scollamento come una degenerazione, quindi come un processo peggiorativo. Però io vi lancio, per vedere sì. l'aspetto positivo delle cose, questa, questa suggestione. Io, per esempio, come sono arrivata alla necessità di risvegliare la mia parte spirituale? Certo. Sono arrivata lì perché la mia vita si stava portando alle estreme conseguenze. Stavo così male, ma così male, che non c'era quasi via di ritorno. Allora dico io, quando la molla raggiunge la massima tensione, sì. o si spezza, perché si può spezzare, eh, non è detto sì. che oppure ha quel ritorno elastico così forte che ti scaraventa veramente all'essenza e a quello che sei. Per cui io vedo anche questo, vedo che l'umanità, e sui piani sottili questo salto è già pronto, è pronta ad un salto che ci riporterà obbligatoriamente sì. a tornare ad essere anime. Ci sta, ci per sta, ci sta tutto. Per quella urgenza là sì. serve sì. toccare il fondo. Ci sta tutto, sì, sì. Non ci evolviamo se non usciamo fuori dalla nostra zona di comfort. Quindi ci sta che facciamo un passaggio anche difficile, complicato, travagliato, ma lo facciamo perché abbiamo bisogno di evolvere in qualche maniera. Approfittiamo anche di questo. Allora, prima di farvi continuare perché vedo che la chat è molto appassionata, animata, partecipe, gli ricordiamo che possono alla fine della nostra chiacchierata che possono intervenire se hanno piacere di farvi qualche domanda, qualche ulteriore approfondimento. Mandandoci un audio messaggio un video messaggio al numero che insomma, ormai avete imparato a conoscere bene il 353 3515 604. Potete mandarci scrivere un messaggio dipendentemente da dove siete collegati, da YouTube o da Facebook, sulla nostra chat box. E poi potete anche eventualmente collegarvi sulla nostra piattaforma di Telegram. Siamo anche lì, alzate la mano, vi prenotate, vi accendo il microfono e vi sentiamo in voce. Bene. Uh, Fabio a te allora vorrei fare un ulteriore passaggio se, se mi permettete. Allora, noi abbiamo parlato di connessioni sottili, no? Allora uh -huh. eh, mi pongo una domanda: le connessioni sottili che un po' tutti, perché eh, riguarda tutti noi, viviamo dentro questa, questa emanazione di, di materia, ma viviamo anche nel mondo spirituale, nel mondo animico. Quando è che la possiamo considerare, eh, diciamo, verificabile nei sogni, nella telepatia, nell'accorgersi nell di, di qualcosa che scatta con il pensiero dell'altro, delle sincronicità? Cosa possiamo dire a riguardo? Chi è che vuole rispondere di due, se poi chi comincia? Ladies first. E poi questo... Perdonami Alessandro, perché poi questo io lo, lo ricollegherei un po' a quello che eh, è, riguarda le tecniche venativi, no? appunto perché nel termine medicina, come diceva Rachele, eh, per loro non si limita alla guarigione fisica, ma si entra appunto, come abbiamo già spiegato, nell'aspetto animico-spirituale. Quindi io mi domando questo, come è possibile entrare in questa connessione, perché ognuno di noi può farla questa connessione, io... Verificata con voi, quindi eh, ognuno di noi la può fare, come facciamo ad entrare dentro questa comprendere questa cosa, il sogno appunto, ripeto nella telepatia o altro? Allora ci sono tanti livelli di connessione con i piani sottili, quindi inizierei dicendo questo: un livello di connessione che tante anime sperimentano è quello del sogno. Quindi il canale del sogno è un canale che facilmente è aperto sulle altre dimensioni. E come facciamo, domanda che spesso mi viene fatta nei corsi, come facciamo a capire se quello che ho sognato era semplicemente un sogno o se magari è avvenuto un viaggio astrale piuttosto che un contatto con altre dimensioni? Lo capiamo perché quando avviene un contatto con altre dimensioni, già la parola contatto ci fa intendere che deve coinvolgere tutte le nostre percezioni fisiche, altrimenti non è un contatto. Quando si fanno delle vere esperienze con i mondi sottili, lo si percepisce con tutto il corpo, con tutto l'essere. È qualcosa di estremamente concreto, estremamente tangibile in questa fisicità. Eh, sottile non significa inconsistente. Quindi i mondi sottili non sono delle nuvolette, dei pensieri, ma sono anch'essi fatti di materia, una materia che vibra a velocità molto più alte e che quindi appare meno densa della materia tridimensionale che possiamo toccare, ma sempre di materia si tratta. Quindi con i sogni possiamo sicuramente avere dei contatti con le altre dimensioni. Eh, una tipologia di sogno molto forte sono i sogni premonitori. Quando noi sogniamo delle cose che poi realmente accadono in questa dimensione, noi lo sapevamo prima. Tutti questi fenomeni non sono spiegabili se non ammettiamo l'esistenza di realtà che esistono parallelamente a questa su altre linee temporali e così via. Ehm, altri canali sono i canali che ci permettono di percepire le presenze sottili e quindi sento che in casa c'è un'energia che non mi piace. Entro in un luogo e non vedo l'ora di uscire. Perché entri in quel luogo e non vedi l'ora di uscire? Non è successo niente in quel luogo, non c'è nessuno che ti sta antipatico, non ci sono precedenti che ti fanno agganciare ad un ricordo spiacevole. Allora, come mai non vedi l'ora di uscire se non c'è nessun motivo fisico? Perché stai percependo una realtà che non è fisica, ma senti l'energia di quel luogo e sempre più persone sviluppano questa sensibilità. Ci sono tanti livelli e la cosa meravigliosa qual è secondo me, che più noi guariamo noi stessi e quindi più lasciamo andare questa spazzatura mentale ma anche questi pesi che ci portiamo dietro. Noi abbiamo vissuto tutti una vita in cui abbiamo dovuto incarnarci e per incarnarci da esseri sottili che eravamo, abbiamo dovuto prendere peso. Abbiamo vissuto traumi, abbiamo vissuto dolore, sofferenze e ogni trauma, ogni conflitto è un peso che tu ti porti addosso ed è come se fosse un velo sopra le tue percezioni sottili. Allora come facciamo ad aumentare le vibrazioni? Come facciamo ad entrare nella quinta dimensione? Come facciamo a riattivare le percezioni sottili? Dobbiamo alleggerirci perché le vibrazioni più alte sono più leggere e non puoi accedere a quei piani se ti porti dietro tutto questo peso, perché non entri in risonanza. Loro vibrano alto e veloce, tu vibri basso e lento, non potete comunicare. Allora per comunicare con l'anima e con le dimensioni sottili è necessario fare un lavoro di pulitura, di purificazione e lasciare andare pesi, conflitti, traumi che ci appesantiscono. Ma la buona notizia è che ci sono non solo delle tecniche per e noi in questo metodo SHT che sta per Self Healing Technique e quindi tecniche Self Healing di autoguarigione. Queste tecniche servono proprio a risolvere i traumi del passato, che siano traumi di questa vita che ricordi o traumi di altre vite passate che non ricordi, eh, per liberarti da... Allergie, intolleranze, dipendenze, paure. Tutto questo è peso. Più ti liberi da questo, più diventi sottile, più le percezioni si riattivano. E poi, come Fabio può testimoniare, ci sono delle pratiche che ti permettono proprio attraverso una iniziazione di connetterti al piano dell'anima. C'è un seminario che io e Alessandro facciamo insieme in cui tutti i presenti vengono connessi alla propria anima e possono fare domande e ricevere risposte direttamente dall'anima. Io lancio un altro messaggio forte stasera. Vero. Questo non è più il tempo di leggere sui libri l'esistenza dell'anima, questo è il tempo di vivere nel corpo l'anima. L'anima non può essere più qualcosa che dei fortunati percepiscono, l'anima deve diventare un fatto popolare e lo era prima, deve tornare ad esserlo con una consapevolezza ancora più forte, ancora più rinnovata. Quindi questa è la mia risposta e, e davvero sappiate che se volete c'è la possibilità per ognuno di voi di connettersi alla sua anima e di iniziare a dialogare con lei. Posso aggiungere una cosa da esperienza vissuta: che quando si fanno queste esperienze tutto ci si aspetta, ma a volte arrivano delle risposte che non, non si immaginano, neanche. e quelle risposte ti riaprono un canale che torno a ripetere, per mia eh, esperienza per gli altri, magari non sarà così. Che pensavi fosse perduto, perché comunque eh, si ritorna a percepire qualcosa che magari in passato si aveva. Io parlo di tempi andati, di quando ero bambino. Eh, e queste cose sono bellissime, perché ti riaprono e ti riportano a delle esperienze bellissime. Quindi confermo quello che ha detto Rachele: è, è molto, è molto particolare questa cosa. Vai Alessandro, a te. Eh, praticamente con queste tecniche, perché ogni volta che tu ti connetti con, con, eh, con la creazione, la maggior parte delle tecniche dei nativi si inizia sempre mi connetto con la creazione. Okay? Poi io amo, io credo, io ho fiducia, io mi amo dal profondo del cuore. Io mi amo con tutto il cuore. È una connessione con la tua anima, con la creazione, con il pianeta, eh? è una connessione con tutto. Ogni volta che fai è uguale quale tecnica che usi, okay? è sempre una connessione con il divino, è sempre un tornare a casa. Torni sempre a casa. Ogni volta che fai una tecnica, sei sempre a casa. E lì molte persone, anche durante una tecnica, ricevono dei messaggi. È successo uh -huh. spesso che uno magari voleva risolvere un dolore o una paura. Eh, e invece riceve un messaggio: che in quel momento l'anima che lo sa, milioni, anzi, miliardi di volte meglio di noi, eh ti passa quello di cui tu veramente in questo momento hai bisogno. E lì bisogna anche avere un po' di fiducia all'inizio di fidarsi dell'anima, perché l'anima non agisce come noi ci immaginiamo. Infatti Fabio l'ha iniziato a dire questo. Succede qualcosa che tu non ti aspetti, perché noi con la nostra mente vogliamo coordinare la nostra vita così. E invece l'anima dice no, guarda che stai andando contro senso. Non è così. La risposta che ti dà magari non ti piace oppure non ha senso per te, ma dopo lo capisci. Ci metti sì. del tempo, ma dopo lo capisci. L'importante è fidarsi, perché l'anima ti ama così come sei, per tutto quello che fai, per quello che non fai, è uguale. L'anima ti ama così come sei, non ti giudica, assolutamente. È amore puro. È un amore che noi da umano non possiamo comprendere, non ci riusciamo proprio, è impossibile. Come se ti dico Fabio, massica il pane con gli occhi, non ci riuscirai mai. Ok? Provaci con i denti, sarà più facile. <ride> Ricordo benissimo quello che hai detto a suo tempo, Alessandro, quando dicesti appunto: L'anima è bambina. La bambina è come, è come un bambino è così semplice, adotta le cose più semplici che a noi restano difficili sì. da capire a volte. Sì. Scusate, possiamo rifare un passaggio perché è chiaro che a questo punto eh, avete avuto questa mh, occasione, opportunità, poi no, no, lei ci è arrivata in un modo. Alessandro ci è arrivato in un altro, però avete avuto l'occasione, l'opportunità di collegarvi con questi mondi sottili, sovradimensionali, multidimensionali, okay. dove qualche presenza o diverse presenze entro, o, o diciamo meglio, dove la nostra parte animica entra in contatto e risonanza con questi piani sottili, ci sono altre presenze e queste ci portano. Addirittura, insomma, mi è rimasto questo passaggio in mente di Rachele, parlava di questi fratelli cosmici dislocati in quest'altrove che insomma poi stanno lì in qualche maniera vengono in nostro soccorso ci danno qualche dritta utile ecco per far sì che poi la chiacchierata sia anche di natura strettamente personale noi, insomma, questo non è un format facile Rachele Alessandro dai raccontateci una di queste esperienze vostra dove in qualche io maniera fatto... l'incontro con questi piani sottili ha segnato un momento importante. Hai anticipato un attimino la, Eeeh, la domanda, però hai vai, fatto vai. bene, hai fatto bene. Hai fatto bene. Faccio il guastafeste, dai. No, 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 hai fatto benissimo. Allora inizio io? Vai, perché vai. Perché sei... sulla punta della lingua questa. Eh, vai, eh, vai, vai. Allora, vi voglio raccontare, per rimanere in tema, potrei raccontarne veramente tante di esperienze con i piani sottili, una più bella dell'altra, non perché siano andate tutte a finire bene, perché quando si parla di piani sottili si parla di tutto, quindi dei piani di luce, ma anche dei piani di ombra. E qui chiudo questa parentesi che non la voglio aprire. Vi racconto un'esperienza bellissima che è stata la prima mia esperienza con queste tecniche. Di Self-Feeling Technique che sono state portate in Europa da Roberto. E quando ho incontrato Alessandro e lui mi ha parlato di queste tecniche che conosceva, la prima cosa che gli ho chiesto quando ho sentito nominare nativi americani, siccome il mio nome è Rachele Cheyenne e quindi porto nel mio nome all'anagrafe sulla carta d'identità. I Nativi americani Cheyenne è stata Alessandro Fammi provare una tecnica dei nativi americani. Ah, ti giuro, Rachele, ti giuro che ho immaginato che questo fosse un nome che ti eri data come nome di battesimo per essere entrata dentro la cultura. No, ce l'hai già! Ah, vabbè, ma allora il tuo è un destino: un destino già segnato nel nome l'hanno <ride> proprio Inche... battezzata, così. Ah, vabbè, battezzata allora... così e il prete non voleva, tra l'altro, <ride> voleva battezzare solo con Rachele. Invece, vabbè. mamma ha detto: sì, si chiama Rachele Cejien, cioè <ride> comunque. E quindi sì, 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 sì. E allora eh, ho voluto provare una tecnica nativa americana. E Alessandro, eh, siccome la mia tematica era risolvere un malessere fisico molto invalidante che mi portavo dietro da anni, ha scelto una tecnica bella forte che i nostri partecipanti in accademia conoscono e si chiama SHT Grande proprio perché è una tecnica che va a unire tante tecniche. Diciamo inferiori e agisce ad una profondità molto, molto, molto grande. E questa tecnica viene proprio dai nativi americani. Allora io ero allungata, distesa, Alessandro mi attiva questa tecnica perché anticipo anche questo: perché il percorso di autoguarigione inizialmente è su di sé, ma poi si può anche diventare dei master coach, quindi delle figure che applicano queste tecniche per lavoro diventa proprio un vero e proprio lavoro sugli altri e quindi persone formate come se foste degli sciamani che attraverso queste tecniche e questo sapere attivano l'autoguarigione negli altri questo Alessandro ha fatto su di me ha iniziato a stimolarmi i punti di guarigione ad attivare i miei meridiani ha cambiato le informazioni del trauma che erano legate al mio malessere ha fatto un sacco di cose e ad un certo punto quello che è accaduto mentre Alessandro mi stava trattando è che io di nuovo sono uscita dal corpo. Ma sono uscita dal corpo in un modo diverso da quello eh, che vi ho raccontato parlandovi di mio padre, perché lì è stato proprio una sorta di viaggio inizialmente astrale. In questa seconda esperienza, invece, io non avevo più un corpo, non c'ero io che guardavo dall'esterno me fisica ma ero diventata pura luce. Ci sono tante dimensioni sottili e nelle più elevate noi non abbiamo veicoli, non, non siamo più delle identità, ma andiamo veramente nello stato di coscienza dell'uno, dove tutto è luce, tutto è amore, tutto è energia divina. E Alessandro e io, in quel momento, con le nostre energie fuse, L'esito è stato che io sono finita lì. E che cosa è accaduto, cari amici che ci ascoltate, una cosa bellissima. Che in quel momento a me non interessava più se il mio malessere fisico, nonostante mi facesse molto male, se ne andava o meno. No, ormai, io mi ero completamente dimenticata del mio malessere perché quello che avevo, che avevo davanti agli occhi, quello che stavo scoprendo, era immensamente più interessante, meraviglioso e grande. E questo è quello che a volte io dico eh, ai nostri partecipanti: il malessere è la scusa <ride> per iniziare il viaggio, ma la vera, la vera guarigione, il vero scopo non è guarire il malessere, ma è ricordarti chi sei e ricordarti che tu vieni da là che tu sei pura luce, che tu sei puro amore. E quando entri là e percepisci che veramente tutto è luce, la persona che ti ha fatto arrabbiare è luce, la persona che eh, non riesci a perdonare è amore, lo sta facendo lì perché è lì per te, che il tuo malessere è luce, lì capisci veramente il significato profondo di queste parole, di queste consapevolezze che si dicono, ma ne dobbiamo fare esperienza. Non basta più saperlo, bisogna viverlo. E lì, quando io sono finita in questo regno di luce e mi sono accorta che tutto era luce, mi sono detta, ma io come sto vivendo? Io sto vivendo la mia vita da luce o io sto sprecando la mia vita? Uso parole forti, ma la mia riflessione è stata quella, che bip sto facendo? Io non sto vivendo, io sono completamente disconnessa dalla mia natura. È stato uno schiaffo fortissimo che mi ha fatto comprendere quanta vita stavo perdendo e però quanta vita meravigliosa potevo guadagnare. Il mio malessere fisico poi si è risolto, ma il premio più grande è stato che io da quel momento ho scelto di dedicare tutta la mia esistenza a svolgere questa missione che mi porta prima di tutto a guarire me stessa e poi ad accompagnare la guarigione di tanti altri esseri. Ed è così che io ho iniziato, è stato grazie a questa esperienza. Molto bello. Sentiamo Alessandro grazie Così. Grazie ad Alessandro, che è stato il mio maestro. È stata la persona che mi ha aperto a questo mondo, è stata la persona che mi ha insegnato le prime tecniche che io adesso insegno a mia volta, per cui approfitto di questo momento per ringraziarlo perché, perché è il mio maestro. Ricordiamo che Alessandro, come pure te, è un master coach, quindi sì. è, è uno che può mettere le mani anche sugli altri. Grazie, grazie Rachele, anch'io imparo tanto da te, lo sai, <coughs> che poi Rachele, io lo dico sempre, eh, è una master coach nata, perché lei eh, quando ci siamo conosciuti, noi eh, il nostro contatto è stato eh... Allora vi posso dire, visto che parliamo delle percezioni sottili, il nostro sì. contatto è stato voluto. Il nostro contatto è stato voluto. Eh, mi è stato detto proprio da una fonte sicura al 100% che il nostro contatto è stato voluto noi ci siamo incontrati eh, al mare ok? però noi eh, ci incontravamo anche se, ci, se eravamo sull'Himalaya noi ci incontravamo perché è stato un contatto voluto per portare questa missione e noi stiamo facendo questa missione in Italia e, è il momento e, e, e ragazzi è il momento questo è il momento eh, tu puoi decidere dove ti concentri, dove dai l'attenzione? La dai sul malessere, la dai sulle notizie brutte, la dai sulla paura che viene eh, buttata nel mondo ogni giorno, ok? Nella tv, eh, nei telegiornali eh, e così via. ok? Um, puoi dare l'attenzione su quello e diventi sempre più depresso, aumenti la tua paura e cosa fai? Tu senti paura questa paura la metti nel campo, nel tuo campo, questa paura ti ritorna indietro, ti vengono portati ancora più motivi per aver paura, ok? E non solo, questo, questa paura la metti nel campo collettivo e si sparge in tutto, su tutto la, il pianeta. E, e, e qui non c'è più tempo, questo è il momento. Noi come umanità abbiamo adesso la scelta, ok? È una scelta che noi possiamo avere che ci è stato regalato, che non è mai esistito prima, questa situazione, ok? È un cambiamento generale, non solo sul pianeta Terra, ma su tutti i pianeti, in tutto l'universo, ok? È proprio una forma di evoluzione. L'umano adesso fa un'evoluzione, ok? Non è un'evoluzione fisica, è un'evoluzione di percezione, un'evoluzione animica, un'evoluzione me mentale. Ok? Tu adesso hai la possibilità di farlo. O lo fai o non lo fai più. Se non lo fai ora, non lo farei più. Per cui non ci sono scuse di dire: eh, Ma a me mi fa paura quello, oppure io qui. Fare o non fare. Questo è. La soluzione c'è. E io dico sempre: Se non sai come farlo da solo, fatti aiutare. Ci sono tanti come me e Rachele, ok? oppure io e Rachele, è uguale, che vi possiamo aiutare. Se non sai come fare, fatti aiutare. Okay? L'importante è non rimanere fermo, avere il coraggio di continuare e di fare. Questo è. Io con la SHT ho avuto molte esperienze. Io, la prima esperienza che ho avuto su di me è stata... Uh, io avevo un, due allergie, la prima allergia che ho rimosso, veramente dopo tre giorni l'ho rimossa. Avevo un'allergia delle noci, ok? Io lo dico volentieri perché mi piace. Io oggi posso mangiare quante noci voglio, non le mangio perché non mi piacciono. <ride> non sapevo neanche che sapore avevo perché non li potevo mangiare. Però oggi, se mi capita una noce, non mi nuoce, quello è bello. E poi ho rimosso l'allergia delle pesche, che era un'allergia molto più uh, pesante. Okay? Ho risolto dei problemi fisici, okay? delle paure, delle preoccupazioni, eh, ho risolto tante, tante cose. Ma la cosa più importante, ho risolto il mio modo di vivere, il mio modo di pensare, il modo di ragionare, la mia filosofia di vita. E mi, re, mi sono reso conto che non avevo una filosofia di vita, vivevo come miliardi di persone quasi a aspettare la morte. E da quando io vivo così, che ho questa percezione, questa filosofia che ho attivato nel mio sistema cellulare, nel mio sistema animico, energetico, ok? Io sono felice come non mai. Io ho rispetto verso di me come non mai. Io mi amo così come non mai. Sì. Sei fantastico Alessandro, è esatto, è così, è esatto. Ci vuole il coraggio a dire davanti a tante persone che io mi amo, ma io sono arrivata a questo che lo posso dire, perché è così, non ho da vergognarmi, anzi è quello che, non ha, che ha il problema di dire che si ama, che si deve preoccupare, è quello che non sa dire io mi amo e mi rispetto per quello che sono, così come sono. Bisogna cambiare mentalità, entrare nel cuore. Lo sto ripetendo di continuo perché il messaggio più importante è questo. Non sì. dobbiamo fare le cose complicate. Abbiamo un mondo complicato là fuori. Si cerca di farlo sempre più facile ma diventa sempre più complicato. Lo vedete? Non è un'invenzione mia. Tanta fantasia non ce l'ho. Okay? E dobbiamo tornare nella semplicità. Francesco ridere, capisci? È ridere, lì dobbiamo tornare. Vabbè, questo e lo lui. facciamo qua tutte le sere. Questo è, è, ecco perché siamo qui. <ride> C'è un aspetto. Allora un aspetto che... scusami, Fabio, una cosa sola, volevo ricordarvi: io, tra l'altro, l'ho preso sto link adesso che me l'hai mandato. Eh? Che c'è una testimonianza. Stavo guardando che sono quattro minuti. Io sono curioso di ascoltarla su YouTube. Quando sì, sì, l'ascoltiamo, la, la, la sì, sì. facciamo presto. Eh, volevo fare soltanto un, 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 far notare una cosa. Ehm, c'è un aspetto che non abbiamo ancora toccato. È il contatto che si hanno. Perché sempre per ignorare con il discorso degli esseri di, che sono mm. al di là, ma eh, non abbiamo toccato l'aspetto del contatto con gli esseri che sono delle playlist piuttosto che altro. Ma in termini molto brevi, così ascoltiamo anche la testimonianza che abbiamo. Eh, Pure eh, c'è cioè la... praticamente un tema, cioè, siete proprio dentro, calati dalla testa ai piedi, dentro quelli che sono i focus del canale. Pensato per questo, per questo <ride> sono qui, Francesco. Altrimenti, non avremmo proposto. <ride> Dai dai che ci interessa molto. Allora, rispondo, rispondo veloce veloce. Dai, che sì. sto vedendo che il tempo corre. No, allora, tranquillo, eh, a... non, abbia, non abbiamo fretta, possiamo stare qua quanto ci pare, non c'è nessuno che ci corre dietro. Quando le cose sono interessanti non c'è limite di tempo. Vai tranquillo. Noi abbiamo un diretto contatto con eh, i nativi, l'ho già detto, di tutto il mondo. I nativi hanno un diretto contatto con eh, gli esseri stellari, con i nostri fratelli stellari. Ok? Uh, noi riceviamo questi messaggi di continuo, eh, già l'ho detto all'inizio, questi messaggi vengono passati poi ai master coach e quando la notizia è pronta per essere messa al pubblico, allora noi lo passiamo. A novembre c'è stato un messaggio molto importante e molto forte dove io sono stato presente, uh, verso a mezzanotte, è stato, è stato se non mi sbaglio il 5 novembre, uh, dove sono venuti dei messaggi per questo tempo proprio dai pleadi. E vi posso dire che sono di una bellezza e di una profondità. Che veramente ci vuole un'altra serata perché è, è lungo. Però Beh, segnala sul calendario, messaggi, Fabio. Segnala sul calendario. Preso nota. Eh, questi messaggi sono eh, belli perché sono diretti e sono semplici. Il linguaggio non è il linguaggio che parliamo noi. Il linguaggio, i messaggi vengono eh, codificati, sono come una specie: come si scriveva prima che si facevano delle, de, si mandava un telegram, no? che erano spezzettate delle parole. Dopo vengono messe insieme che hanno un senso per la nostra mente, perché sono così alti che molti fanno difficoltà a capirlo. Questi messaggi sono importanti perché ci fanno tanto, tanto, tanto coraggio. Ok? Ci, ci aprono proprio il cuore quando senti questi messaggi, ti toccano il cuore, non ti toccano l'intelligenza umana, ma ti toccano veramente il cuore. C'è chi piange, c'è chi ride, c'è chi diventa chi va in meditazione, c'è chi inizia a ragionare, ma veramente a ragionare, okay? perché ragionare è un'altra cosa. Okay? E questi sono i contatti che noi abbiamo. Di continuo, io eh, la sett questa settimana, giovedì, passerò proprio dei messaggi che abbiamo ricevuto la settimana scorsa dagli, dai nativi Hopi, di una sapienza. Ho detto già prima: oltre 40.000 anni hanno questa sapienza. Io giovedì passerò questi eh, messaggi a quelli che sono con noi in formazione. Eh, però si possono passare anche agli altri: non è questo il problema. In più, ci sono riti di iniziazioni. Per questo periodo che noi abbiamo fatto già in formazione, questo cosa mm -hmm. significa? Che tu decidi davanti agli altri, decidi di dire apertamente io voglio far parte di questo percorso, io come anima, come uomo, come donna sono pronto e dico sì, voglio essere presente e voglio essere un, un uomo o una donna che aiuta gli altri a fare questo passo. Ok? E lo decidi tu consapevolmente. Se tu non lo vuoi, abbiamo il libero arbitrio, non succede nulla, non lo fai. Questa iniziazione l'abbiamo passato già a gennaio, però ad aprile ci sarà, alla eh, fine del mese ci sarà la seconda iniziazione che arriva al livello cellulare. Perché? Ecco perché molte persone in questi stande hanno malesseri, hanno dolori, hanno paure. Eh, hanno dei problemi. Perché? Perché, come ha detto prima già Rachele, ci stiamo alleggerendo. Per salire devi buttare peso e questo peso delle volte lo risenti, ma è una mano santa. E questo sono anche tramite i messaggi che noi riceviamo dai nostri fratelli stellari, che abbiamo un contatto diretto di continuo. Questo è detto veloce. Sì, aspetta Alessandro, sì, detto veloce. Adesso è chi di molla più a te. Dunque, giusto per capire... <ride> No, per dare la possibilità anche a chi come dire, è rimasto come me con pochi neuroni funzionanti, perché li abbiamo bruciati tutti la sera. Qui e, mh, dunque, c'è all'interno, abbiamo perso il raghele, vedi? Se la sono rapiti i Fratelli delle Stelle, adesso torno. Ritorno, ritorno, allora, ehm, se, abbiamo, se abbiamo capito bene, c'è un gruppo di master coach di persone. Che è in contatto con questi fratelli delle stelle, riceve questi messaggi e poi, quando vi danno le indicazioni che comunque è arrivato il tempo, vengono passati a chiunque manifesta la volontà di, fa di far parte di questo cammino di crescita condiviso. Alcuni di questi messaggi sono già stati rivelati possono essere dati a tutti. Qualcuna parte il 5 novembre l'hai ricevuto, altri saranno adesso a fine eh, aprile. Naturalmente, eh, mh, giusto per capire: queste persone che ricevono il contatto dove si trovano, dove sono sul che sono ancora i nativi o c'è qualche occidentale che ha già entrambi, il, questo contatto? Okay. Entrambi. Ma po possiamo. Ascoltare uno di questi messaggi, non quelli inediti che devono essere dati, di quelli che già sono stati dati per capirne la metrica sì. cioè ce l'hai esposto come di una bellezza. Io ci farebbe piacere ascoltarne qualcuno se è possibile, Alessandro. Sì. Allora, io ti posso dire qualche cosa veloce così: sì, eh, certo, ti certo, posso dire, ti posso dire questo: che praticamente eh, veniamo aiutati. Ci sono già adesso. Esseri incarnati okay? in forma di uomo o di donna sì. che praticamente ci stanno aiutando. Ci sono già persone che stanno lavorando energeticamente su tutto il pianeta. Sì. Eh? Già è tutto preparato. La preparazione oramai è terminata la preparazione. Del, eh, I nativi lo chiamano il, il quinto mondo, sì. okay? qui in Europa diciamo la, la quinta dimensione. E la quinta dimensione è già pronta. Tutto il pianeta già è nella quinta dimensione, tutta la fauna è già nella quinta dimensione, anche gli animali sono già nella quinta dimensione. Ecco perché vediamo spesso il leone che magari allatta uh, un, altro, uh, un altro animale o, protegge, o il cane che protegge un cucciolo uh, del gatto. Eh? Questo prima non era normale. Invece vediamo sempre di più questo. Perché? Perché è l'amore che prende sempre più uh, realtà in questo mondo. Okay? Praticamente il mondo numero 5 è già pronto, già esiste. È solo l'umano che deve decidere faccio parte o non faccio parte. Perché noi ci muoviamo, l'umanità che vede il mondo così co come tre, terza dimensione vedendolo solo in forma materiale, okay? c'è questo okay? che rimane anche lì, ma c'è quello che dice no, io voglio continuare come noi stasera che stiamo insieme, noi siamo qui, non è un caso che siamo qui, perché noi abbiamo seguito l'anima, abbiamo seguito un richiamo interno che ci ha detto voi fate questa trasmissione, okay? e lo stiamo facendo insieme e stiamo spargendo proprio questo, questo è quello che sta accadendo. Quello che poi è stato un messaggio molto importante, ve lo voglio dire questo perché è una delle cose più importanti, noi veniamo protetti, veniamo guidati e veniamo aiutati, però abbiamo anche noi un compito, non è che noi non dobbiamo fare niente, dobbiamo fare perché si tratta del nostro essere, eh? del pianeta dove noi stiamo facendo questa esperienza con un, fi con un corpo fisico che lasceremo qui perché c'è solo prestato. E questo, proprio quello che ho detto un po' prima, la cosa più importante che noi dobbiamo fare in questo periodo, perché vi posso assicurare che quest'anno si cerca di buttare tanto paura, tanta paura, come non mai. E tu, da umano, puoi fare una scelta, mi oriento verso la paura oppure verso la gioia, verso il coraggio, verso l'amore, verso la luce o verso l'oscurità. E questo come lo fai? Nel senso di non nutrire la paura, ma di avere una fiducia di base e credere che la luce ti accompagna, la luce ti guida, l'amore ti guida. Se tu vivi questo, porti nel mondo proprio questa energia e il pianeta ti ringrazia perché il pianeta vuole essere amato vuole essere rispettato, è un essere, è un'anima come lo siamo noi, ha un'altra forma, ma è un'anima come lo siamo noi. E questo è un messaggio che è stato il 5 novembre, che è venuto dai Pleiadiani, ok? E' è bellissimo perché ci fa capire, non siamo soli, ce la facciamo, riusciamo a farcela, però il nostro compito è, di non entrare assolutamente nella paura, perché i prossimi mesi, quest'anno, specialmente dopo la fine di questo mese, la fine d'aprile, fino all'inizio di settembre, succederanno tante cose dove veramente tu puoi andare profondamente nella paura. E questa paura noi dobbiamo rimanere fuori, rimanere nella fiducia. Lo so che è facile dirlo, però questo è il nostro compito. Se noi riusciamo a rimanere fuori dalla paura, tutto questo nel giro di due anni è risolto. Se noi riusciamo a rimanere fuori dalla paura, fra due anni avremo un mondo che adesso non possiamo immaginarci. Questi sono i messaggi che vengono dai Pleiadiani. Possiamo dire una cosa, Alessandro? Eh, il fatto che comunque quanto possa pesare il nostro intento, la nostra gioia, la nostra forza a livello eh, proprio di energia eh, planetaria. Eh, io ricordo bene che tu dicesti quanto valeva la forza di, un, di una persona, se vogliamo chiamarla così, consapevolmente risvegliata rispetto a coloro che ancora praticano nell'ombra. No? Nel senso nell'ombra, nella, nella non consapevolezza, possiamo dare un accenno a questo? Sì, allora se eh, la, la persona che non eh, ha assolutamente una percezione di quello che è, che è un'anima, in fin dei conti, che è una, eh, una goccia dell'oceano del, della divinità che adesso è fuori dall'oceano, eh, e si ricorda però che è lui è oceano questo è quello che ha la consapevolezza del risveglio uh -huh. questa persona ha un'energia un molto più elevata eh, un'energia di creazione molto più elevata di uno che non ha questa questa percezione e perché è fatto apposto perché se fosse se avessimo la stessa energia uno che ha la consapevolezza di quello che è e uno che vive ancora nella 3D e non sa perché fa quello che fa, okay? allora l'umano già no, si fosse autoestinto, si fosse autodistrutto, non ci fosse già più l'umanità. Eh? Per cui siamo protetti anche in questo. Eh, la maggior parte delle persone non seguiranno questa direzione, rimarranno nella paura. Eh? Mm. però molte persone, proprio tante andr andranno in questa energia e allora la nostra forza di creazione è cento volte più alto di uno che non ha la consapevolezza per cui anche se siamo di meno come massa, come numero vale di più, siamo più pesanti e per questo si cambierà il tutto sì. si cambierà tutto è una protezione perché altrimenti fosse già tutto terminato. Sì, allora, naturalmente. Al... <ride> sì, abbiamo. Abbiamo. <ride> Allora, abbiamo ancora un po' di margine. Eh, insomma, abbiamo fatto quasi Io... due ore di puntata. Però, naturalmente dobbiamo fare interazione con gli amici che ci sono da casa. Che no, questi mi vengono a prendere sotto casa col forcone. Un eh, pezzettino delle testimonianze, Francesco. È e un pezzettino, passerei. infatti, ecco. È questo che ti stavo dicendo: ci sentiamo un pezzo di testimonianza. Tanto abbiamo capito che. E dovete ritornare gli appuntamenti meglio fare più di una puntata che tante cose non so perché poi facciamo indigestione non riusciamo a metabolizzare tutto invece lasciamo sedimentare e poi tornate con più calma facciamo ulteriori approfondimenti soprattutto quest'ultima parte che mi sembra particolarmente interessante allora io l'ho caricata ma non l'ho ascoltata ce l'andiamo a sentire questa testimonianza in diretta sentiamo che cosa ci aveva mandato allora pronti qua via ma io Veramente devo ringraziare questa tech self. Ora non so dirlo però perché io già facevo un corso, però rispetto ai corsi normali, questo è veramente un corso che ti dà la concretezza. Mi sento meglio e in particolare ho sviluppato una capacità di parlare che prima non, non avevo e sono contentissima di questo, veramente mi fa piacere. È iniziato qualcosa dentro perché io mi sono sempre sentita per il mio vissuto da bambina sbagliata, che avessi qualcosa che non va e già questa prova che la Helen mi ha chiamato via a parlare. Voglio dire tanto che io sono qui a esprimermi e mi e... ha fatto capire che non ho nulla di sbagliato. È una grande liberazione, è un nuovo percorso e anche sono un'anima. Ho cambiato tutto. In realtà già era cambiato tanto, cioè probabilmente ero pronta per questo percorso, per, questa giornata, per queste giornate meravigliose e è cambiato ancora di più, nel senso che sono state altamente trasformative e lo consiglio veramente a tutti è una, una rinascita poi magari molti di voi già hanno avuto esperienze simili già hanno fatto percorsi simili però è bello riprendere e si sale a spirale a un'ottava superiore ogni volta che si fa un'esperienza del genere ma questa è veramente connettersi con quello che siamo davvero che è un grande regalo grazie Valentina. grazie a voi <ride> grazie <ride> e di sicuro c'è stato un contatto veramente importante e sentito con me stesso ed ancora di più proseguendo con le, con le pratiche, con le tecniche, ci siamo trovati qui a Roma e, e qui beh, non ve lo posso spiegare perché è qualcosa di spettacolare però um, il contatto con uh, la mia vera essenza secondo me è, è avvenuto e, e, e lo si percepisce insomma soprattutto attraverso un po' di lacrime che vengono fuori e che ti fanno veramente capire che sei nel percorso giusto, sei veramente in contatto con la tua parte essenziale, fondamentale, più bella, insomma. Volevo condividere questo discorso della guarigione mh, con le tecniche, perché io avevo un problema eh, che mi durava da quattro anni. E sicuramente ehm, ci avevo già lavorato sopra a livello di capire che messaggio mi poteva dare, però il problema persisteva. Eh, nel momento in cui vabbè, ho fatto il mio eh, lavoro su di me per capire e sbloccare questa cosa, ehm, mi era rimasto quando avete passato la tecnica del respiro, eh, in 3-4 giorni si vede che c'era proprio un blocco energetico e si è sbloccato tutto e questo problema che perdurava da quattro anni si è, si è risolto si è risolto così miracolo la magia <ride> meravigliosa un'apertura di cuore un'esplosione di gioia di riuscire a capire a sentire e questa potenza che dici? Ma ci metto il mio intento, tutto la mia, ehm, il mio cuore a fare una cosa e si realizza. Ragazzi, si realizza. Questa è tanta roba, è una cosa meravigliosa. Mi rendo conto e in questo momento ne sono consapevole che le mie vibrazioni, e l'informazione che è nel mio campo eh, vibra insieme a altre che incontro sulla mia strada che hanno la mia stessa frequenza, cose belle, quindi fiducia mh, di più. <ride> Okay. È finito, è finito. Sì, 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 è finito. Ok, bene, bene, abbiamo sentito un po' di testimonianze, insomma, persone che sicuramente hanno vissuto un'esperienza forte, impattante, hanno ritrovato quella parte, il contatto e la connessione con quella parte forse un po' dimenticata trascurata, che in qualche maniera siete stati capaci di riportare all'attenzione di far riemergere. Allora, Fabio, io direi di avviarci, tra l'altro mi stavate telefonando al numero ma noi non prendiamo telefonate non vi ho detto che prendiamo telefonate però naturalmente se poi avete perché devo scollegare collegare se avete delle cose urgenti ma di valore mi potete insomma ci potete chiamare altrimenti e vi eh, collegate attraverso la nostra piattaforma di telegram dunque ce l'andiamo a prendere eccola qua Qui sì, se c'è qualcuno che vuole intervenire, ha piacere di farlo, alza la mano e gli accendi il microfono oppure ci mandate un audio messaggio o un video messaggio al numero 353 3515 604 è quello che, che vedete qua in sovraimpressione. Dunque, per il resto ci andiamo a vedere, eh, insomma ci andiamo a leggere qualcuno dei messaggi che è arrivato come interazione ai nostri amici da casa. E sentiamo un po' quello che hanno da dirci. Dunque, avevo messo qualche domanda da parte, vediamole un po'. Tanto do un'occhiata anche alla nostra piattaforma sì, di Telegram. C'è sempre il um, sì. Se ne hai qualcuna, Fabio, da seg segnalata, dimmi, mettici, mettiamo, dimmi le parole chiave che poi la trovo io, perché c'è sempre un lag di internet, un po' di ritardo. Sì, Va bene, allora andiamo a vederci qualcuna di queste domande che hanno lasciato. allora eh, Elisa dice: Buonasera, domanda come posso dire agli ospiti sulla legge? Ah, ok, qui. Cosa possono dire gli ospiti? Se la sapete, non per forza dovete sapere tutto. Eh, qua non siamo onnescenti. della legge dell'uno. Il libro di Ra di Don Elkins, io non lo conosco. Grazie. Se sapete qualcosa di questo libro, no, no. perfetto. Andiamo avanti. Allora, benissimo. Bellissime testimonianze. Quante tribù. Native americane conoscete in possesso di queste conoscenze ancestrali. Grazie per la condivisione. Abbiamo tecniche dei, nat dei nativi americani del Pace del Caiova, <coughs> dei Sioux, degli Hopi, dei Cheyenne, dei Lakota, eh, dei eh, tribù del Ma dei Maya. ok Quelli che sono ancora oggi del Maya. Poi abbiamo tecniche eh, dalla Cina, la medicina tradizionale cinese, eh, lo Shigong, eh, abbiamo lo Hoponopono Ho di Hawaii direttamente, quello originale. Abbiamo tecniche dell'India, molto molto forti. Abbiamo tecniche dell'Australia, degli aborigini dell'Australia, eh, di rimuovere ad, ad esempio traumi conci o inconci. Okay? Questi sono. Le tribù che noi uh, abbiamo contatti diretti: sì. e gli hopi, ci ho dimenticato. Gli sì. dimmi, dimmi, io ne ho tantissime era... domande. Sì, che no, nome... no, ma ce n'era una che era sì. molto breve, però m, penso che possa essere una cosa. Uh, che eh, possa dimmi la parola bene. chiave, quale sì. che la cerco, dai. Dun, oddio mio, Fabiana Mascher ci scriveva. Come poter aiutare un ragazzo giovane, ah, sì, sì, eccola qua! Eccola qua. Eh, domanda. Cosa dire ad un ragazzo che dice che è sfortunato perché si ammala spesso? Come aiutarlo? Tra l'altro, l'ho postata diverse volte. Quello che avrei voluto sentire, sentirmi dire quando mi sentivo una ragazza sfortunata che si ammalava spesso è che questa malattia eh, è una richiesta della tua anima. E che non verrà risolta finché non farai i cambiamenti necessari per iniziare a vivere nella gioia. Quello che io direi a questo ragazzo è: questa malattia ti sta chiedendo di vivere ad un livello di gioia maggiore, e finché tu non lo farai, la malattia non se ne andrà perché non è una sfortuna, ma è una richiesta di cambiamento verso il meglio. Chiaro. Andiamo a vedere qualche altra cosa. Ecco sì, eh, dove si può altro... fare per imparare queste pratiche, grazie. Uh, Ma, tra l'altro noi abbiamo messo in descrizione, io ho messo in descrizione i, la, i vostri contatti, ah, quindi sempre in descrizione andate a trovare, ve lo faccio rivedere perché l'avevo messo qui, poi attraverso il sito sicuramente di Cien potete accedere a altre informazioni che questo. Eccolo Al qua. momento abbiamo sia corsi in presenza. Questo è il mio sito web, c'è la sezione Auto dove è dedicata a SHT, e c'è anche sotto Accademia Online che è il percorso Eccolo. completo. Abbiamo sì. sia seminari tematici in presenza, quindi vuoi risolvere un trauma? Eh, vuoi mh, imparare il contatto con l'anima? Vuoi risolvere un'allergia? Vuoi risolvere una dipendenza? Sono seminari tematici che facciamo dal vivo e c'è il calendario con i prossimi appuntamenti. Il prossimo appuntamento è specialissimo: sarà sul Lago di Garda a Padenghe l'11-12 maggio. Specialissimo perché in Italia, oltre a me e Alessandro, ci sarà anche Roberto Antela Martinez in persona. Ah, proprio! Che... Dalla, sì, fonte allora, eh. dalla fonte allora dalla fonte <ride> non potete mancare ragazzi <ride> è un evento veramente incredibile la tecnica che trasmetteremo è la SHT Infinity che è una tecnica del nuovo tempo, è pensata per la nuova energia, è stata ideata e trasmessa per la prima volta ideata un anno fa ma trasmessa per la prima volta qualche settimana fa Alessandro in Germania ed è per risolvere qualsiasi malessere fisico o eh, emotivo o un problema economico in qualsiasi sfera della vita con una potenza incredibile dei risultati immediati c'è da dire questo che non abbiamo ancora detto le tecniche di cui abbiamo parlato per tutta la serata sono di carattere spirituale quindi non sostituiscono in nessun modo le cure mediche. Non esiste che si fa l'autoguarigione e si lasciano i medicinali così di testa propria, si cambiano le terapie, perché noi agiamo dal punto di vista spirituale e attiviamo l'autoguarigione. Ma questo non significa che ci sostituiamo al medico o allo psicologo o alle figure competenti. Questo dobbiamo dirlo. Quindi abbiamo corsi tematici. In presenza e la formazione completa eh, online, che invece dura sette mesi, per apprendere tutte le tecniche e quindi vivere il percorso di guarigione completo. Tutte le informazioni le ricevete scrivendoci una mail. La mail è facilissima: è il mio nome è chiocciola gmail.com e lì vi diamo tutte le info. Sì. Allora, è arrivata una domanda interessante, intanto grazie per questo, domanda, troviamo anche le info sul tuo sito, questo qui, per iscriversi a questo, benissimo. Ok, andiamo a vedere questa domanda che mi sembra abbastanza interessante, Se è sintomo che anche il nostro amico Massimo in qualche maniera, Mastrosa, ha, 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 ha qualcosa... Con i mondi sottili, domanda: vorrei capire perché posso fare autocorigione su me stesso e invece mi viene vietato farlo su altri. Se lo faccio, vengo ammonito in etereo dagli esseri. Non vogliono. Avete qualche indicazione da darmi? Forse quello ha bisogno di quella cosa, si deve in qualche maniera. Uh, gli serve come esperienza. Allora, sì, uh, il, il primo percorso che si fa è il percorso a te stesso. Cioè impari queste tecniche e li usi su te stesso. Perché? Perché prima di conoscere una tecnica, non basta conoscere la tecnica, come si svolge, cosa si dice, ma devi sentire cosa succede, cosa accade nel tuo corpo, come ti senti il giorno dopo, come ti senti una settimana dopo. Queste esperienze le puoi fare solo personalmente. Non puoi fare questa tecnica a una persona se non l'hai usato su di te. Ci sono tecniche che vanno usate per quattro mesi a se stessi, ci sono tecniche che vanno usate per otto mesi a se stessi, ci sono tecniche che vanno usate per un anno a se stessi. Perché dal momento che tu la tecnica la fai su di te, la responsabilità ce l'hai solo verso te stesso. Dal momento che lo fai a un altro, la responsabilità ce l'hai tu sull'altra persona. E appunto devi essere a un livello così formato e così sicuro che sai quello che fai. Ecco perché non è vietato, ma devi prima imparare come si fanno a te stesso. Quando ti senti pronto, c'è il prossimo percorso, che è il percorso da master coach. Dove lì puoi imparare a usare le tecniche verso gli altri. Chiaro. Allora, stavo dando un'occhiata adesso, così a scorrere c'è anche il canale youtube di Rachele Ceglientonelli per cui se, ho visto che insomma, avete anche diversi video insieme se volete continuare ad approfondire l'argomento non mi rimane altro avete fatto anche qualche live non mi rimane altro che collegarvi anche al canale youtube dove insomma potete ascoltare qualche altro approfondimento rispetto alle cose che ci siamo detti questa sera fermo restando sì. che siete già precettati e dovete tornare sul canale e vediamo ancora qualche interazione. Ritorniamo, facciamo un passaggio sulla nostra piattaforma di Telegram. La mettiamo nella schermata giusta. Non ho capito perché. Scusatemi, fatemi capire una cosa. E perché sta facendo così? No, devi fare come ti dico io. Qui devi andare così. Basta. anche okay, lui prende iniziative e cambia le schermate, come dice lui cose da pazzi allora andiamo qui ecco perché ogni schermata ha la sua grafica non è che le può saltare a piacere dunque eh, vediamo se c'è qualcuno che ha il piacere di fare un'interazione a voce sentiamo la vostra voce non solo la nostra se no ci salutiamo che abbiamo già abbondantemente chiacchierato eh... Non ci sono interazioni. Va bene, allora ragazzi... Volevo... Alessio, prego, andiamo... Francesco. Volevo incont... solo dire una cosa in, per chiusu in chiusura. Sì, solo una cosa Prego, viola. prego, tanto dobbiamo andare in chiusura. Eh, un... A maggio, sì. maggio l'11-12 maggio sul lago di Garda, Roberto viene in Italia e voglio dire questo. Ro è la prima volta in assoluto, veramente la prima volta in assoluto, dove Roberto esce fuori eh, e da un seminario non in lingua tedesca. Per cui i seminari in Germania, in Austria, in... <ride> per cui quello che voglio dire, Roberto ci tiene molto all'Italia, veramente ci tiene tanto. A me e Rachele ci dice sempre: eh, passate, anche se la tematica è un'altra, parlate almeno dieci minuti sempre dell'amor proprio. L'amor proprio è importante per tutto il mondo, però lui mi ripete sempre: in Italia è stato fatto un ottimo lavoro per nascondere l'amor proprio. Per cui mi dice sempre, parla sempre dell'amor proprio. Ecco perché questa sera l'ho ripetuto diverse volte, e voglio dirvi questo: Roberto ci tiene molto all'Italia, dice che l'Italia ha un cuore immenso, ha un, am un amore immenso, e l'Italia è fondamentale per questo movimento mondiale. Per questo lui viene qui. Solo questo volevo dire. Grazie. Grazie a te per avercelo sì. sottolineato, ricordato. Noi insomma lo sappiamo che gli incomi italiani siamo però abbiamo pure fatto delle cose per sottolineare quanto è importante eh, la consapevolezza degli italiani ora purtroppo siamo piccoli come voce ma eh, insomma chi c'è è ben ferrato su questa idea eh, Rachele in conclusione dico a te ricordiamo perché ce lo stanno chiedendo così ce lo sottolini grazie mille sono molto interessato a queste tecniche spero in una prossima puntata e l'altra come prenotarsi all'evento sul lago di Garda ricordacelo allora per prenotarsi sul vento sul lago di garda bisogna scrivere una mail la mail è diversa se ci riuscite scrivete a info aspetta aspetta s aspetta, aspetta aspetta allora il mail info punto s, -H -T italia, s -H -T italia chiocciola gmail.com chiocciola Dov'è andata la chiocciola? chiocciola gmail.com. Allora, info immagino anche minuscolo, giusto, tutto minuscolo. Info. SHT Shtitalia. SHT allora, dovrebbe essere questa. Magari ce la ingrandiamo un po' ah, è così. Eh. Esatto. ok, la facciamo pure bella grande, ve la guardate. Chi è interessato, scrivi qua infopucciola... sì, <ride> <ride> Info. No. Italia, chiocciola Gmail.com Sono andato, mi ha abbandonato eh. anche l'ultimo neurone. Mi ha abbandonato. Sono due ore, Francesco. No, eh. va bene, è... abbiamo lavoro, fatto grazie. anche più di due ore. Va bene, va bene. Bene, che dire? Grazie, grazie Alessandro, dovrei, dovrei tornare, trova la pazienza, il modo e la maniera, dobbiamo approfondire ancora l'argomento. Grazie a Rachele, eh, incantevole in tutto la tua narrazione, la tua esperienza, la tua presenza, ci molto, abbiamo molto apprezzato, naturalmente ringraziamo Fabio per averci dato questa opportunità, avete grazie. capito, questo non è un lavoro, questo canale non potrebbe fare il lavoro che fa, se non ci fosse la dedizione... Oh, guardate... <coughs> Me la dico, insomma... Eh, generalmente i canali, tutti i canali YouTube, sono canali che... Eh, vabbè, lo fanno bene... Eh, cercano di eh, cioè, sbarcare il lunare, insomma, anche perché ci sono le spese, non è che non ci sono, eh. Cercano di fare... Quindi, anche un po' di, di budget ed è giusto che sia così. Noi non la facciamo questo budget, ma dovete sapere che è la pazzia che ci contraddistingue. <ride> noi facciamo al contrario. Cioè tutti questi squinternati mentali che vedete qua come Fabio, Mirella, Eliana, Elisabetta e tutti gli altri, Giulio, questi pagano. Cioè, ma voi ci pensate? Loro pagano per fare perché noi dividiamo le spese, per esempio il software che compriamo, questo software, lo compriamo una volta l'anno naturalmente non è che è una piccola spesa però ci dividiamo le spese quindi siamo disposti per amore dell'informazione, per amore della verità ne... anche a mettere un gettone piccolo naturalmente ma ci mettiamo il gettone quindi non solo ci guadagniamo ma ci, ci rimettono pure quindi sono certificati pazzi ISO 9001 va bene mi faceva piacere sottolineare questa cosa e ringraziare Fabio ringraziare voglio Fabio dire che... una cosa prima voglio Di... dire una cosa che eh, io invece devo dire grazie a Francesco che è l'anima del canale, no, vabbè, che è quello, che, è di quello che ha messo in piedi tutta questa, tutta questa cosa e, e dà l'opportunità a tante persone di venire a conoscenza di qualcosa che in altro modo non potrebbe essere. Quindi sì. grazie a Francesco va bene proviamo a fare un po' di cose allora prima di salutarci come al solito facciamo il riepilogo di quelli che sono gli appuntamenti da qua domani sera non abbiamo finito all'1.30 abbiamo questo programma notturno Insomma, si chiama Bruio Pesto <ride> Bruio di notte, insomma, all'1.30 parte l'ultima puntata e l'ultimo episodio dell'audiolibro Basi extraterrestri sulla, sulla Terra e ringraziamo naturalmente l'amica Nicoletta Monteverdi perché sta facendo un lavoro strepitoso per gli audiolibri accattivantissimi quindi terza terza ed ultima parte dell'appuntamento domani alle 18 invece torna a trovarci l'amico Maurizio Martucci con la rubrica la tecnogabbia la guerra elettromagnetico digitale e il non appuntamento il resto lo trovate insomma poi c'è la playlist di Maurizio Martucci li trovate lì e infine domani sera tornano a trovarci Maria Luigia Bove e Ada Mandic. alle 21 siamo non la conosco questa autrice con pa Paola Neiroz la via delle Fiabe, abbiamo già trattato l'argomento, però gli diamo un taglio nuovo. Vediamo tra l'altro. ho Caricato la copertina sbagliata. Domani sera mi carico la copertina giusta, sempre alle 21. Sempre qui sulle ali del Brugo. E come al solito, Fabio, siate guerrieri, restate guardinghi sempre, grazie a, Rachele, braccio, a domani grazie Alessandro, grazie a tutti eh, scusate, voi che ci avete scusate, fatto. scusate e Di. siccome state facendo questa missione, sia Fabio che Francesco e tutti i vostri carissimi colleghi siete invitati da me e Rachele a venire a maggio reg biglietto regalato certamente, sia a maggio che nel prossimo nostro uh, live che daremo in Italia qualche città in Italia Guarda, se volete ci sarà, venire, Ci sarà occasione per noi, ci no, farà ci, tanto piacere. Ci sarà i nostri ospiti okay. Allora, scusami, no, facciamo una cosa a questo punto facciamo <ride> la gita, la facciamo. No, perché poi succedono delle cose e proprio sul, sul finire prima di chiudere è scattato il cinquecentesimo like eccolo qui ce lo guardiamo che questo vi diciamo vi spara nella nostra perché voi non la conoscete questa cosa ma noi abbiamo un, uno strumento che l'abbiamo sviluppato è questo è il brucometro che ci segna l'indice di gradimento quando arriviamo a 500 like eh, che è il massimo cioè il massimo è l'indice di gradimento più apprezzato adesso Stampiamo la copertina della serata e la appendiamo sulla nostra baghega, quella là degli Highlander, in, in memoria a testimonianza delle live più belle. Per cui anche questa copertina questa sera finirà. Sulla parete degli Islander, le puntate da ricordare del 2024. Bene, ci siamo detti proprio tutto a questo punto, non c'è altro. Anche il brugometro ha dato conferma dell'apprezzamento. Grazie. Ci vediamo domani sera alle 21. Alla prossima. Olè. Ciao 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 ciao.